vertici invitati anche alle persone che interverranno, quindi specialisti in quanto riguarda l'argomento sulle vittime di tratta e scopo di sfruttamento sessuale e prostituzione. Il quinto municipio ha voluto fortemente, insieme ai presidenti di Commissione Pari Opportunità e Cristina Cervara, sesto municipio, settimo municipio, Anna Rita La Sattera. Oggi toccheremo un argomento molto delicato e anche molto importante, perché è una cosa che purtroppo non si parla. Quindi abbiamo bisogno, adesso ci saranno le persone che interverranno, l'associazione Differenza Donna e la cooperativa Be Free, se vi è arrivata. Quindi oggi è un momento di riflessione e anche di collaborazione ai cittadini, di poter trasmettere tutto il messaggio che noi vogliamo trasmettere. Vi ringrazio. Io adesso le do la parola al presidente di Commissione Pari Opportunità, sesto municipio, Cristina Cervara. Sì, buonasera a tutti, io rappresento appunto il sesto municipio, che per chi non lo conosce è un territorio molto vasto che parte da Torre Spaccale e arriva fino a San Vittorino, che è un piccolo borgo medievale, quindi diciamo è tutto il quadrante est di Roma. E faccio questa premessa per capire in che contesto siamo. È un territorio di 280.000 persone dove si sente molto forte il disagio sociale. Considerate che c'è l'80% delle case ERP, che insomma sono le case popolari. È un territorio dove c'è un grandissimo tasso di dispersione scolastica, è il più giovane di Roma, c'è anche una grandissima percentuale di disabilità e poi una grande percentuale anche di immigrati. Soprattutto in questo territorio c'è una comunità importante, visto il tema che andiamo a trattare oggi, che è quella dei nigeriani, proprio perché comunque, come tutti sappiamo, la tratta interessa principalmente questa parte di donne, che sono comunque purtroppo vittime di sfruttamento sessuale, perché come ricordiamo non sono libere di poter scegliere il loro destino tutte le volte, ma sono purtroppo obbligate tramite minacce, riti voodoo e quant'altro ad andare via dai loro paesi di appartenenza, dove comunque si trova una situazione di forte disagio, illudendosi di poter trovare magari un posto migliore in Italia oppure nei paesi dell'Unione Europea, e questo come sappiamo qua non avviene, perché vengono sfruttate sessualmente. Quindi io ho fatto questa piccola premessa soltanto perché comunque nel sesto municipio, comunque anche nel quinto, nel settimo, questo fenomeno così delicato è molto fortemente presente, e spesso noi ci approcciamo rispetto a questo problema in maniera molto superficiale, pensando sempre alla situazione di disagio che proviamo quando vediamo queste donne per strada, e senza capire poi quello che c'è dietro, che sicuramente poi i nostri relatori ci analizzeranno con più precisione le storie che si possono insomma raccontare dietro ogni donna. E quello che io credo sia importante è parlarne, per me oggi questo è il quarto convegno sul tema. Ogni volta sono tornata a casa con delle idee fortemente che mi hanno cambiato moltissimo rispetto a quello che pensavo io forse 7 mesi fa, 8 mesi fa rispetto a questa tematica. Se ne parla molto poco, va cambiata la cultura, e quindi sicuramente parlarne di più, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, credo che sia il primo passo da fare, e soprattutto poi per quanto riguarda un discorso di politica, trovare un modo su più livelli istituzionali per lavorare in maniera coordinata, e soprattutto dei percorsi, dei protocolli veloci che facciano in modo che le donne vengano poi accolte appena sbarcano, altrimenti nel momento in cui usciranno poi dalle case di accoglienza vengono poi perse nel nulla, sarà molto più difficile essere rintracciate. Io non,
no, insomma, vorrei lasciare spazio per i relatori e alla Presidente del Settimo Municipio per l'Opportunità, che è una ritardo a Fattera. Grazie. Io sono la Presidente di Pari Opportunità del Municipio Settimo. Desidero ringraziare il Presidente del Municipio Quinto, Giovanni Boccuzzi, e la Presidente delle Pari Opportunità, Jenny Epez, della Pari Opportunità del Quinto, che ci ospita in questa sede e che ci dà l'opportunità di affrontare questo tema delle vittime di tratta di prostituzione proprio sul territorio, sui nostri territori, quindi nei municipi Quinto, Sesto e Settimo. Ringrazio e do il benvenuto a tutti, a tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito e che le vostre esperienze, le vostre conoscenze siano di aiuto insieme, cioè che insieme si possano trovare delle soluzioni a questo grande problema. Penso che la prostituzione non sia un atto di libertà e non è neppure un lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti. Con la parola alla senatrice Alessandra Maiorino, che lei sta nella commissione diritti umani del Senato, sta nella commissione anche del femminicidio, quindi sta adesso cercando il modo anche di lavorare un modo di poter risolvere anche questo problema della prostituzione, che è un argomento molto delicato, come avevo detto prima. La ringrazio, senatrice. Grazie a te Gianni, grazie a tutti i presenti, alle relatrici, e devo dire che mi rende veramente felice questo coordinamento che c'è stato tra i municipi, perché l'idea che generano, anche grazie soprattutto all'impulso della consigliera Gemma Guerrini, presidente delle Pari Opportunità, della Commissione Capitolina, la nostra ambizione, che non eravamo neanche sicure di come portare avanti e se saremmo riusciti a portare avanti, era proprio questa, quella di coinvolgere il più possibile le realtà territoriali e diffondere le informazioni che a mano stavamo scoprendo. Voi dovete sapere infatti che questo approfondimento sul tema della prostituzione non nasce adesso, nasce già nella scorsa legislatura, grazie al lavoro della deputata e neo ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ed è poi continuato un po' sottotraccia, perché poi su questa cosa del sottotraccia ci vorrei tornare, perché non è vittimismo, ma un po' tutte le cose che riguardano le donne, tranne la violenza, che per fortuna, ma per via delle cronache purtroppo ha assunto una certa rilevanza, per il resto diciamo che tutti i temi che riguardano direttamente le donne viaggiano sempre un po' sotto traccia. Ecco, noi abbiamo fatto, ci siamo veramente impegnate affinché quello che stiamo scoprendo sul fenomeno della prostituzione potesse essere noto e fruito dal più ampio pubblico possibile, per cui questa giornata veramente mi rende felice, perché è una parte di realizzazione di ciò che ci eravamo prefisse. Io vorrei, se posso brevissimamente, come esponente del Movimento 5 Stelle, raccontare un pochino come mi sono avvicinata al tema e da quale punto partiamo, perché abbiamo focalizzato l'attenzione su questo. In particolare c'è stato un episodio nella scorsa legislatura che, vi confesso, ha scatenato in me il panico puro, ossia quando il 28 febbraio Salvini ebbe i titoli di giornale, nonché degli articoli di giornale, in cui dichiarava che l'apertura delle case chiuse, sebbene non fosse nel contratto di governo stipulato con il Movimento 5 Stelle, era un tema che si poteva e si doveva assolutamente affrontare, perché avrebbe risolto il problema del decoro urbano, avrebbe risolto il problema
della criminalità su strada, avrebbe dato maggiore sicurezza a queste poverine che stanno lungo le nostre strade, nonché chiaramente risolto i problemi di sanità legati a questo fenomeno. Vi dico, mi sa gelato il sangue, perché poi c'era stata anche una risposta avventata da parte di un paio di esponenti della mia forza politica, i quali hanno detto: è vero, non c'è questo tema nel contratto, però se ne può parlare. E lì ci siamo mobilitate immediatamente. È stato organizzato il convegno del 13 marzo che si è tenuto alla Camera, in cui sono intervenute relatrici internazionali, in particolare dalla Germania, persone che hanno vissuto sulla propria pelle che cos'è la prostituzione legalizzata, che hanno trascorso anni nei bordelli illegali, legalissimi della Germania. E vi assicuro che quelle testimonianze, al solo ricordo, ecco, mi spezzano la voce, sono veramente delle testimonianze che non si possono ignorare e che anzi dovrebbero essere il più possibile conosciute e diffuse e rese note magari soprattutto a chi sostiene che le case chiuse sono la soluzione ad alcunché. Dunque, dicevo, questo è un po' il percorso, quindi ci siamo mobilitate, ma questo processo di approfondimento ha portato a una composizione di un quadro che, se io per sensibilità, prima di approfondire il tema, potevo sospettare, in realtà il quadro che abbiamo disvelato è anche peggiore di quello che uno potesse aspettarsi. Ora io mi vorrei soffermare un attimo sul titolo, no, di questo convegno di oggi: tratta e prostituzione. Bisogna parlare necessariamente insieme di questi due fenomeni, sono necessariamente legati, cioè la prostituzione è necessariamente il frutto della tratta? Ebbene, nella maggior parte dei casi sì, oggi sì, e questo è uno anche dei motivi per cui non si può più trattare la prostituzione come si poteva eventualmente trattare 20 o 30 anni fa. Perché oggi non si può ignorare proprio questo fenomeno di tratta e riduzione in schiavitù degli esseri umani, che la prosecuzione nel 90% dei casi. Noi abbiamo avuto proprio al convegno, abbiamo avuto il prefetto della polizia Rizzi che ci ha dato dei dati, e almeno l'85% delle donne prostituite sono vittime di tratta e quindi in condizioni di schiavitù. Quindi chiunque si avvicina a questo business in veste di cliente oggi dovrebbe quantomeno avere la consapevolezza che ha un 85% di possibilità di avere a che fare con una schiava. E se questo ci lascia indifferenti, c'è un problema nella nostra società, perché la schiavitù è schiavitù, e la schiavitù credo sia stata abolita da qualche tempo. Sebbene poi sotto forme mascherate, è chiaro che continua purtroppo a ripetersi, non solo nell'ambito della prostituzione, ma in tanti settori in cui lo sfruttamento dei lavoratori è assolutamente selvaggio, si può parlare di schiavitù, ma non è un fenomeno che la nostra società può tollerare come fenomeno legalizzato. Quindi la domanda è: tratta e schiavitù sono completamente sovrapponibili? No, non sono completamente sovrapponibili. Perché ci sono dei casi in cui le donne prostituite non sono vittime di tratta. E allora qui subentra l'interrogativo quasi etico, no? Esiste una prostituzione volontaria e autodeterminata. Molte cose sono cambiate, dicevo, da quando abbiamo cominciato ad approfondire questo tema, e una cosa che è cambiata, ed è cambiata in meglio per fortuna, è la recente sentenza della Corte Costituzionale, la 141 depositata a giugno del 2019, che sancisce nero su bianco che non si può descrivere la prostituzione come autodeterminazione e libertà sessuale dell'individuo, perché esiste un concetto di dignità soggettivo e un concetto di dignità oggettivo che lo Stato e il legislatore deve riconoscere. Allora, se io soggettivamente esercito la prostituzione e non la ritengo lesiva della mia dignità,
però lo Stato non può accettare questa visione soggettiva di dignità. Io posso avere una qualunque idea della mia dignità personale, ma c'è un livello in cui lo Stato, sotto il quale lo Stato non può scendere, e lo Stato riconosce una dignità oggettiva della persona, e la prosecuzione non rientra certamente in questo. Abbiamo poi avviato, sempre questo lavoro che stiamo facendo a più livelli e sotto varie forme, ho richiesto l'avvio di una indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e della tratta presso la prima commissione, la commissione affari costituzionali del Senato, e quindi abbiamo udito diversi soggetti, alcune associazioni che sono anche qui oggi, e i risultati sono tutti collimanti. Vuol dire, qualunque attore si sia approcciato a questo fenomeno non può che giungere a queste medesime conclusioni. La Corte Costituzionale, dicevo, quindi ha escluso l'idea che la prostituzione possa essere un'attività imprenditoriale, perché la merce che si va a scambiare non è una merce, si tratta della dignità della persona, non sono le prestazioni sessuali in astratto in sé, si tratta di una sfera intimissima della persona che non può essere commercializzabile. E qui subentra quella dignità oggettiva di cui vi dicevo prima. Cioè, se la persona in sé non ritiene che la sua dignità sia lesa, c'è però un concetto di dignità oggettiva per cui l'intimità non è in vendita, l'intimità non può essere scambiata per denaro. E io credo che questa sentenza ci aiuti moltissimo. Dicevo, alle audizioni è venuto anche, ci ha fatto onore di venire anche l'ambasciatore svedese, perché in Svezia hanno costituito un intero, diciamo così, ministero che si occupa proprio di tratta, del contrasto alla tratta e prostituzione, e lui ci ha illustrato il percorso che hanno compiuto in Svezia, dove la prostituzione è stata abolita. Che cosa significa che è stata abolita? Significa che non è possibile acquistare prestazioni sessuali. Attenzione, non che non è possibile vendere prestazioni sessuali. Quello non è un reato, non è possibile acquistare, perché c'è sempre un dislivello nei rapporti di forza tra chi acquista e chi vende. L'ambasciatore ci raccontò che quando questo dibattito iniziò in Svezia, fecero un sondaggio tra le donne che si prostituivano, e allora, 30 anni fa, erano quasi tutte svedesi, erano tutte di un livello socio-culturale economico molto fragile, quindi erano persone in condizioni di fragilità. E poi si cominciò a interrogare se fosse giusto quindi che lo Stato accettasse che persone che si trovavano in condizioni di fragilità per vari motivi esercitassero questo mestiere. E a seguito di un grande dibattito, la prostituzione è stata regolamentata in questo modo, in quello che oggi si chiama modello nordico, ossia colpisce il cliente, non colpisce la prostituta, colpisce il cliente. Sempre più paesi si sono adeguati a questo modello. Io trovo che da noi questa cosa non sia neanche nota. Cioè, chi propugna la favola delle case chiuse non ti dice che sempre più paesi queste case le stanno chiudendo, le case chiuse. Cioè, questo modello che era vincente 20 anni fa, a cui aderì la Germania, per esempio, come l'Olanda, è passato di moda, è il passato, è archeologia. Ora si va verso il modello abolizionista, c'è la Francia che si è accodata un anno fa, 2 anni fa, c'è l'Irlanda del Nord, l'Inghilterra sta per seguire, la Spagna, credo il Portogallo, non sono sicurissima, Norvegia, Svezia, l'ho già detto. Quindi il trend è quello, e sarebbe veramente ridicolo se noi oggi in Italia invece arrivassimo a conclusioni a cui erano giunti altri paesi 20 anni fa, pensando di aver scoperto l'acqua calda. Ecco, io credo che sia veramente importante che le informazioni che noi oggi abbiamo possano essere diffuse e divulgate il più possibile. Perché appunto non credo che ci sia mai un momento in cui si parla con serietà di questi temi.
che invece coinvolgono, chiamano in casa direttamente i diritti umani. Prima Gianni diceva che io sono componente della Commissione dei diritti umani e sono anche componente della femminicidio. E c'è un legame tra le due cose. Guardate, le politiche di parità di genere, la dignità della donna e il fenomeno della violenza sulle donne non sono cose distaccate tra di loro. Il fenomeno della prostituzione e l'accettazione del fenomeno della prostituzione nasce tutto in quell'humus culturale lì, in cui comunque la donna è cittadina, sì, è cittadina a pieno diritto. Certe volte me lo chiedo, certe volte me lo chiedo veramente, perché ancora non abbiamo raggiunto tantissime cose. Perché ancora sento dire, per esempio, scusate se stiamo a divagare, ma per me invece gli argomenti sono molto collegati, perché ancora sento dire che le quote di genere non servono, che anzi vengono chiamate quote rosa, sbagliando. Le quote rosa non servono in politica o nelle pubbliche amministrazioni perché sono dei recinti per i panda. Mentre invece non è assolutamente così. Io vorrei che anche su questo noi, sia come forza politica che come cittadini, riflettessimo qual è il motivo per cui vengono inserite le quote di genere. Perché la donna parte da un evidente svantaggio sociale, economico spesso, per non dire culturale. E quindi è uno strumento per incentivare le donne alla partecipazione, perché non c'è democrazia laddove il 52% della popolazione non è rappresentato equamente. E dicevo, il fenomeno della prostituzione è stato, secondo me, affrontato con superficialità fino a questo momento, perché non si è tenuto conto a sufficienza della prospettiva femminile. Quando parliamo di prostituzione, vi siete accorti che io parlo di donne? Perché è un fenomeno di genere, ma anche affermare questo non è una banalità. Io mi sono trovata 100 volte, mi troverò altre 100 volte a parlare con persone di prostituzione, a parlarne al femminile, a sentirmi dire, ma ci sono anche gli uomini che si prostituiscono. Ma sì? Allora, se vi capita, chiedete al vostro interlocutore quanti sono, hai dei dati? Hai una percentuale per chiedere la prostituzione, un fenomeno che riguarda sia gli uomini che le donne? Quasi sicuramente il vostro interlocutore questi dati non ce li avrà. E allora vi dico io, si tratta del 3%. 3% riguarda la prostituzione maschile, la quale nella stragrande maggioranza dei casi è comunque diretta ad un cliente a sua volta maschio. Quindi vogliamo prenderla dall'altro punto di vista e parlare di prostituzione, anzi di acquisto di sesso, come fenomeno di genere maschile? Forse potrebbe essere più corretto. Però io mi avvio alla conclusione, perché ci sono persone che hanno sicuramente un'esperienza sul campo maggiore della mia. Io ho avuto il piacere di ascoltarne parecchie, sia al convegno che durante appunto queste audizioni che stiamo tenendo in Senato, e che mi auguro possano continuare anche con questi cambiamenti che ci sono stati al vertice, perché è molto importante, perché io mi auguro veramente, anche con l'aiuto di chi voglia approfondire questo argomento, che anche l'Italia possa entrare nel novero di quei paesi che hanno abbracciato la civiltà e che vogliono lasciarsi il fenomeno della prostituzione alle spalle e non accettare supinamente, con quella frase che a me fa venire veramente la pelle d'oca, ma la prostituzione è il mestiere più vecchio del mondo. La prostituzione è la schiavitù più vecchia del mondo. E allora sarà ora che ce ne liberiamo e che esca dal nostro orizzonte culturale. E prima si parlava appunto di educazione, veramente poi mi fermo. E allora, interloquendo con alcune di queste associazioni che sono venute, mi hanno mosso l'obiezione che una semplice legge che vada a punire il cliente non sarebbe sufficiente. È verissimo. Questa legge, eventualmente, che punisca il cliente, va accompagnata tutta una serie di provvedimenti che, a partire dalla scuola, educhino al rispetto dell'altro, al rispetto della donna e alla non mercificazione di ciò che è l'intimità. Non voglio neanche parlare di sesso, voglio parlare di non mercificazione di ciò che riguarda la sfera più intima della persona. L'attenzione non è moralità, è semplicemente tutela dei diritti umani, perché se non siamo in grado di
tutelare quello che è il nostro essere più intimo, io credo che poi di diritti umani sia molto difficile parlare. E allora concludo proprio perché ci tengo che le informazioni possano essere alla portata di tutti e diffuse il più possibile. Io ho pensato, magari possiamo fare poi alla fine del convegno, che chi fosse interessato può scrivere qui la sua mail e io gli invierò lo studio che il Senato ci ha procurato, dove c'è la sentenza della Corte Costituzionale e uno studio comparativo dei vari paradigmi legislativi adottati in alcuni paesi, con molte informazioni importanti, nonché le risultanze delle audizioni che sono state tenute in Senato e varie altre documentazioni che possono servire per farsi un'idea veramente fondata su quello che è il fenomeno della prostituzione, soprattutto oggi, dove purtroppo la criminalità organizzata è fortissima e muove veramente una quantità infinita di soldi. Chiudo dicendo che non pensiate che eventualmente l'apertura delle case chiuse sarebbe una soluzione alla criminalità organizzata e toglierebbe questi giri, perché la Germania dimostra che non è così. Quello che succede nei bordelli legali tedeschi è oltre qualunque tipo di immaginazione, e quelle ragazze che sono in quelle case in Germania sono vittime di tratta. Quindi legalizzare la prostituzione non è la soluzione per togliere di mano il business a queste organizzazioni criminali. Quindi qui eventualmente dopo ci sarà il foglio se volete scrivermi le mail e vi invierò tutto il materiale necessario se avete voglia di approfondire. Grazie. Scusate, le ha inviato, oggi purtroppo non potrà essere presente l'onorevole Fabio Massimo Castaldo, e ha inviato una lettera che vorrei farle leggere al nostro consigliere Mario Meuti, che è del nostro municipio quinto, e ringraziamo anche per allora, l'apporto. Buonasera, grazie a tutti i presenti, da parte del quinto municipio, dal presidente Giovanni Boccuzzi, dai consiglieri e gli assessori. Quindi, come ha detto la mia collega Gianni Jeves, leggerò questa lettera che ci ha inviato l'onorevole Massimo Castaldo e vado avanti. Mi rammarico di non poter essere oggi con voi, purtroppo impegni istituzionali mi trattengono in Tunisia, dove sto svolgendo il ruolo di capo osservatore per l'Unione Europea in occasione delle elezioni presidenziali. Ci tengo a ogni modo ad inviarvi questo breve messaggio, data l'importanza e delicatezza del tema di cui si occupa questo convegno. Vorrei innanzitutto ringraziare le commissioni pari opportunità dei municipi 5, 6 e 7 per aver organizzato un incontro su un tema così importante e delicato, e la consigliera Jeves per essersi fatta portavoce dei municipi nel rivolgermi questo gradito invito. La prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono fenomeni che hanno una dimensione globale, contraria ai principi dei diritti umani ed in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Contrari particolarmente ai diritti in materia di salute di tutte le donne, compreso il diritto alla propria sessualità e a essere libere di coercizioni, discriminazioni e violenze. Statisticamente la maggioranza di coloro che si prostituiscono è costituita da donne e ragazze minorenni, quindi la prostituzione è al contempo causa e conseguenza di una disparità di genere che aggrava ulteriormente la situazione. Negli ultimi anni si è registrato un traffico particolarmente elevato proveniente non solo da paesi terzi, ma anche da alcuni stati membri, per esempio Romania e Bulgaria, e diretto verso altri paesi dell'Unione Europea. Per questa ragione credo che sia compito dell'Unione affrontare con urgenza il problema e adottare misure forti per contrastare questa terribile forma di violenza, che assume profili particolarmente spregevoli quando si parla di tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, che rappresenta una delle più vergognose violazioni dei diritti umani. Tuttavia le ragioni per le quali si ritiene necessario un intervento sono anche altre. La prostituzione oggi rappresenta un comparto importante nel crimine organizzato, secondo soltanto alla droga in termini di portata, diffusione e quantità di denaro interessato.
I dati in questo senso sono incerti, poiché la prostituzione è un fenomeno difficile da quantificare, in quanto non regolamentata dalla maggior parte degli Stati membri. Secondo una relazione del 2012 della Fondazione Chevresse, essa coinvolge circa 40-42 milioni di persone a livello globale, di cui il 90% dipende da un protettore. I tentativi di regolamentare questo fenomeno da parte degli Stati membri dell'UE per ora si sono alternati per lo più tra il cosiddetto modello proibizionista, che consiste nel vietare la prostituzione e nel punire con pene pecuniarie o detentive sia chi si prostituisce sia il cliente, e quello abolizionista, che considera la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne e uno strumento per perpetuare la disparità di genere, punendo una serie di attività ad esse connesse, l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento. Un altro tentativo di regolamentazione, cosiddetto modello regolazionista, fa rientrare la prostituzione nel concetto di libertà della donna di decidere cosa fare con il proprio corpo. Pertanto, con questo modello la prostituzione è considerata soltanto un'altra forma di lavoro e quindi ci si impegna a migliorare le loro condizioni di lavoro, equiparandola ad una professione a tutti gli effetti. Una recente regolamentazione adottata in Svezia, Norvegia e Islanda, il cosiddetto modello nordico, sembra stia dando i frutti migliori dal punto di vista dell'effetto deterrente contro la tratta di donne e ragazze minorenni a fine di sfruttamento sessuale. Con questo schema normativo viene punito l'acquisto di sesso, così che in sostanza è la persona che acquista sesso che commette un reato e non chi si prostituisce. Tale modello, nonostante le perplessità iniziali, ha dimostrato di ottenere dei buoni risultati al punto che nel 2013 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa su proposta della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, nella quale si auspica l'adozione del modello cosiddetto svedese a livello europeo, muovendo dall'assunto che l'Unione intenda tutelare le donne che sono vittime della prostituzione, punendo chi compra i servizi sessuali. Tale proposta del Parlamento potrebbe essere ragionevolmente sottoposta alla nuova commissaria europea designata alla parità dei diritti, la maltese Elena Dalli, la quale ha una sensibilità particolare su questi temi, affinché prenda in seria considerazione la possibilità di tradurla in iniziativa legislativa da parte della Commissione. Ritengo sia fondamentale, infine, che accanto alla revisione del sistema normativo necessario per contrastare la criminalità organizzata, occorra partire necessariamente da una campagna di sensibilizzazione ed educazione, incoraggiando la cultura del rispetto per se stessi e per gli altri, promuovendo percorsi culturali ed educativi che aiutano soprattutto i ragazzi a prendere consapevolezza del loro ruolo culturale, etico e relazionale della prostituzione, e soprattutto puntando sull'educazione sessuale ed effettiva nelle nostre scuole, sia dalla scuola primaria. Concludo e vi saluto con la citazione di una nota scrittrice: la rivoluzione più grande è in un paese quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Saluti da Fabio Massimo Stato. Consigliera comunale Gemma Guarini per i saluti istituzionali. Allora, buonasera a tutti, grazie al quinto municipio, grazie a Jenny che ha organizzato questo incontro. Come presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, io mi sento di ringraziare tutte le presidenti delle commissioni municipali Pari Opportunità, con cui devo dire lavoro in una maniera splendida. Abbiamo veramente costruito nel tempo una squadra di lavoro e ormai ci vuole poco per metterci d'accordo, bastano veramente poche parole. Come ha ricordato la portavoce al Senato Alessandra Maiorino, questo incontro è stato fortemente voluto da tutti noi, perché al di là di quegli incontri, di quei convegni che già c'erano stati, abbiamo sentito subito come necessario il portare i risultati di quanto noi avevamo appreso anche alla conoscenza dei territori il più possibile, perché sono delle consapevolezze che devono costruire una nuova cultura, una nuova visione, una nuova prospettiva.
anch'io non mi soffermo sulle particolarità della questione, perché ci saranno persone che lo faranno molto meglio di me. Voglio solo dire che, e ripetere, come già ha fatto la senatrice Maiorino, che questa è una tappa di un percorso che nasce da lontano. Io posso ricordare anche la portavoce del Dadone, che per prima, devo dire, si interessò della materia e io grazie a lei ho cominciato ad avvicinarmi a questa tematica. E poi appunto l'attuale ministra Fabiana Dadone, che ci ha invitati al convegno che aveva organizzato e che fu veramente per tante di noi una scoperta. E poi seguì il convegno che ho organizzato il 25 novembre del 2018, cioè scorso, perché il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Avevamo molto fresco le impressioni del convegno organizzato da Fabiana Dadone, e ci sembrò da una parte provocatorio ma dall'altra anche molto normale dedicare la giornata alla violenza sulle donne al tema prostituzione, per mettere molto in chiaro che la prostituzione è violenza sulle donne, anche a volte nell'inconsapevolezza stessa della donna che la esercita, perché ormai chiusa in un mondo e in una concezione tale della vita per cui non ha la consapevolezza. È come la donna che per tanti anni accetta le violenze del suo compagno e non si rende conto che sono violenze contro di lei e che sono un attacco alla sua dignità. In questo modo, in quella giornata appunto vide la partecipazione di varie associazioni e anche lì mettemmo un altro tassello alla costruzione che stavamo facendo. Poi la senatrice Maiorino ha organizzato un altro incontro in Parlamento e anche quello è stato un'ulteriore tappa. Quindi oggi veramente siamo qui nella continuazione di un percorso. Come consigliera comunale ho naturalmente all'interno di quelle che sono le mie competenze ho approcciato la tematica e ho incrociato la tematica in occasione dell'approvazione del regolamento di polizia locale. Lì sulla falsariga di altri, come sempre si fa, di altri regolamenti, quello che gli uffici ci avevano sottoposto era un testo che riservava un articolo con vari commi alla prostituzione. In quale modo? Ovviamente colpevolizzando e ritenendo che la violazione della legge fosse da parte della persona prostituta o meglio ancora prostituita. Allora, perché le parole sono importanti. Allora, io vi dico che è stata una lotta dura, durissima, un braccio di ferro con persone altamente qualificate dal punto di vista normativo e legislativo, nonché professionale, che fanno parte degli uffici del Comune, che erano completamente a disposizione, ma che non capivano il passaggio. Allora, è vero quello che ha detto la senatrice Maiorino, noi dobbiamo guardare a quei paesi che sono più avanti a noi, ma ricordiamo anche noi da dove veniamo. Noi veniamo da una Costituzione che dice che la dignità delle persone è qualcosa di inalienabile, non c'è denaro al mondo che possa alienare, che non ci deve essere differenza di sesso, di lingua, di razza, che tutti gli ostacoli che non permettono la crescita della personalità umana vanno rimossi, cioè è obbligo della Repubblica, cioè di tutti noi, rimuovere quegli ostacoli. E poi
non solo questa Costituzione, che in fatalità, non è una fatalità, proprio in questi articoli ha visto l'apporto delle madri costituenti, ma anche un'altra madre costituente che si è fatta carico di un intervento legislativo che ha rivoluzionato questo paese, e cioè Lina Merlin. Noi per arrivare, e la senatrice vorrà dirmi se sbaglio, per arrivare alla legislazione svedese ci manca un passetto, perché noi già siamo molto avanti rispetto ad altri paesi europei, grazie alla legge Merlin. Per cui alla fine devo dire che non è stato difficile, non dico far capire o ribaltare la mentalità dei miei interlocutori, ma metterli fuori gioco, perché è bastato che dicessi: signori, noi abbiamo una legge dello Stato, voi non potete considerare con un regolamento e di un ente locale, non potete violare una legge dello Stato, e questo articolo lo viola. Allora, se una donna è in abiti discinti, nel capitolo dedicato alla prostituzione, va sanzionata. No, perché quella donna, tu mi devi spiegare se l'abito discinto è qualcosa che viola il pudore soltanto in alcune ore, in alcuni luoghi o sempre, perché altrimenti stai facendo una discriminazione dei cittadini. Allora, abbiamo ribaltato tutto, per cui è stato messo nel giusto posto ogni cosa. Poi c'era il problema, ma i cittadini che vivono in quelle zone sentono fortemente il problema, certo, è verissimo, ma quei cittadini che non sanno, non conoscono, non sono avvertiti e non sono informati che il cliente è l'ultimo anello di una catena di criminalità organizzata di livello internazionale, in verità da cosa sono colpiti, disturbati e impauriti? Da quella criminalità che loro percepiscono, perché la loro non è un risentimento del pudore, è paura, perché sanno che ci sono i criminali, sanno che possono essere disturbati, nel senso fisicamente aggrediti. Quindi non abbiamo, cioè, dobbiamo toglierci il velo e togliere la paura di dire le cose come stanno. Sono dei fatti criminali che vedono coinvolti che vede coinvolta la criminalità organizzata, e noi di questo stiamo parlando, noi questo dobbiamo affrontare, ognuno con le armi che ha, l'ente locale, le istituzioni sovraordinate, quelle. Ora voglio chiudere con un accenno a qualcosa che sembra che non c'entri niente, ma invece sì. Mi è stato proposto di organizzare un convegno su Caravaggio a dicembre, il 18 dicembre, intanto colgo l'occasione per invitarvi, poi vi saprò dire l'orario che ancora dobbiamo decidere. E mi hanno detto di organizzarlo, sì. Ma io sono presidente della Commissione Pari Opportunità, che c'entra con Caravaggio? C'entra con Caravaggio, perché? E anche qui torniamo alla nostra Costituzione, va? Allora, l'articolo 9 dice che la cultura serve alla crescita culturale del cittadino, qui stiamo parlando di rivoluzione culturale, no? Bene. Allora, se il nostro patrimonio culturale non serve alla crescita del cittadino, a cosa serve? A far fare soldi alle società che gestiscono i musei? Parliamo. Il nostro patrimonio culturale serve perché noi, attraverso un linguaggio sublimato, cioè che mette in evidenza alcuni aspetti che noi istintivamente non siamo portati a vedere, riusciamo a capire meglio la realtà, quindi è uno strumento di comprensione. Caravaggio chi era? Caravaggio è uno che nel 500 si è divertito a mettere i poveri sugli altari. Scandalo!
quadri che pure i committenti avevano pagato quanto oggi, milioni, non dico milioni di euro, ma centinaia e centinaia di migliaia di euro, poi li rifiutavano perché c'era il pescatore con i piedi sporchi, c'era la donnetta, e non erano persone ideali, erano persone che a Roma soprattutto erano ben conosciute e riconosciute, perché lui faceva anche ritratti. Che cosa ha voluto significare con questo Caravaggio? Voleva significare che i poveri ieri ma anche oggi, quelli che il potere sevizia anche nel corpo, devono avere riconosciuta la loro dignità. Caravaggio metteva i poveri accanto a Dio, accanto alla Madonna. In Caravaggio, che il volto della Madonna è il volto della meretrice, quella con cui tutta Roma andava, e non la meretrice d'alto bordo, c'era anche quella, quella la pitturata, la ritraeva nei suoi abiti belli, no, la meretrice che ancora nell'Ottocento noi ritroviamo nei sonetti del Belli, andatevi a leggere. Belli è il Dante, attenzione, perché Gioacchino Belli è considerato a livello di Dante, stiamo parlando dell'inferno, purgatorio e paradiso. E se voi andate a leggere certi sonetti vi sentite male, perché lui dà voce a chi voce non aveva e rappresenta Roma papalina di fine Ottocento nel suo orrore, senza fare sconti a nessuno. Poi c'è stato un altro poeta, ma è meno importante, meno bravo, ma insomma è un poeta, è Trilussa. Trilussa ha scritto un bel sonetto che parla di un ragazzino che per la prima volta vuole andare con una meretrice, si era messo da parte i soldini, chissà, ha avuto 18-19 anni, e viene accolto in questa casa di questa signora che dava in affitto la sua camera per ospitare appunto la prostituta, e naturalmente esalta le bellezze di questa prostituta, e poi lo lascia solo, e lui comincia a guardarsi intorno e comincia a percepire la povertà, no? di questo ambiente. Poi si guarda allo specchio, lo specchio incredibilmente era rotto, per caso era rotto, e quindi lui vede il suo viso stravolto, e allora si dice: ma io sono giovane, ma veramente ho bisogno di pagare per avere amore? L'amore non si compra. Io questo sonetto l'ho scritto e l'ho regalato a Morena. La Rachel Morena, proprio il giorno del convegno di Dadone. Lei non ci aveva capito niente, ovviamente, perché non solo non era in italiano, pure in dialetto romano, quindi figuriamoci che io sono della scuola di Petrolini, romanesco è solo al carciofo, il dialetto è romano, e gliel'ho dato e spero che qualcuno gliel'abbia tradotto. Però l'ho letto, e come sempre la nostra lingua, anche il nostro dialetto, è molto musicale, quindi se non altro la musica le sarà piaciuta. Grazie a tutti. Invito all'ispettore Massimo Melito, ispettore superiore della Polizia di Stato, intervenire, nell'anno 2017 abbiamo fatto un protocollo d'intesa in quanto riguarda il contrasto alla violenza sulle donne. L'ispettore sta lavorando nel nostro territorio come un municipio pubblico. Grazie, ispettore. Grazie. Buonasera. Innanzitutto ringrazio tutto il municipio per l'invito, per mi dare l'opportunità di stare insieme a voi e di ascoltare anche gli altri relatori, qualcuno ha dato anche dei cenni storici importantissimi, quindi c'è sempre da imparare. Io vorrei un attimo illustrare
quello che Gendi accennava. Noi nel quinto municipio siamo riusciti a realizzare un osservatorio sulla violenza di genere. All'osservatorio fanno parte tutti i servizi sociali del quinto municipio, tutti i rappresentanti dei commissariati che sono nel quinto municipio, quindi noi del commissariato Tortignattara, del commissariato Portamaggiore, del commissariato Prenestino. Abbiamo coinvolto tutti i pronto soccorsi, abbiamo differenti in tutti i pronti soccorsi, anche quello a San Robertini, che anche se è stato un altro municipio ha dato la sua partecipazione. E abbiamo una collaborazione con diverse associazioni che si occupano di violenza di donne e sulle donne. Io dico che il progetto è bello e sta dando i suoi risultati nonostante nato da poco, perché è un progetto fatto di persone. Non è più fatto di mail, di numeri, di riferimenti. Abbiamo messo delle persone, ognuno si conosce, non ci conosciamo, non ci telefoniamo. Quando c'è un problema, quando si tratta di una violenza, noi ci chiamiamo subito. Massimo, che dici? Oppure Marzia, che cosa ne pensi? Perché voi sapete che è difficile che una vittima di violenza, sia essa legata a un fenomeno della prostituzione, come nel caso in cui affrontiamo oggi, o altri tipi di violenza, l'approccio con le istituzioni è difficile, lo vive male. Tant'è vero che io spesso dico: ok, non dite subito alla vittima denuncia, andiamo alla polizia, no, perché la perdiamo subito. Quindi fate un vostro aggancio, che sia l'associazione, lo sportello antiviolenza, tanti punti che abbiamo creato, dopodiché man mano si lavora assieme e assieme si porta anche a questo. Questo secondo me è un modo per lavorare e per dare soprattutto dei punti di riferimento a chi ha bisogno, perché queste anche le donne che stanno per strada hanno bisogno, loro sono terrorizzate. Poi la collega vi farà, entrerà nel particolare, vi dirà più, vi parlerà della vittima. Voi pensate che queste vittime hanno un grosso problema, sono minacciate al loro paese, un paese dove noi non abbiamo interlocutori. Quindi non puoi dire: attenzione, noi stiamo proteggendo questa donna, però rischia il papà, rischia la mamma. Quindi è quello, però questo ve lo dirà la collega. Cosa stiamo facendo col quinto municipio? Stiamo facendo quello che ci diceva la senatrice: noi stiamo andando nelle scuole, noi stiamo andando a parlare con i giovani. Con i giovani noi parliamo di legalità, di rispetto della persona, a qualsiasi titolo. Abbiamo visto degli ottimi risultati, abbiamo iniziato con il liceo Kant, quindi con ragazzi già più grandi, che quindi hanno già un'idea, hanno anche un'idea del sesso, quindi cerchiamo di dare a loro degli spunti di riflessione. Poi ovviamente ognuno si farà la sua idea, però abbiamo visto che funziona. In più stiamo facendo formazione agli insegnanti, sempre utilizzando lo stesso progetto. Quindi noi abbiamo incontrato prima i ragazzi, dai ragazzi abbiamo chiesto anche in modo anonimo dare dei pensieri su varie attività, sulle violenze, poi li abbiamo sviluppati e ne abbiamo parlato con gli insegnanti e insieme a loro abbiamo deciso poi come lavorare in futuro. Questo lo faremo adesso anche quest'anno. Questo perché? Perché noi come questura abbiamo anche un altro progetto, che è il progetto Scuole Sicure, che si occupa di legalità, di bullismo, quindi è stato facile per noi fare una fusione dei due progetti che comunque parlano di rispetto della persona entrambi, quindi iniziare a camminare e fare un percorso assieme. La stessa cosa lo stiamo facendo e lo faremo a breve nel pronto soccorso. Il Policlinico Casilino è stato già fatto, perché anche lì abbiamo visto che c'è esigenza di preparare chi accoglie le vittime, perché c'è poca sensibilità, inutile dirlo, ce lo dicono gli stessi operatori. C'è il collega che è più sensibile come infermiere, quindi viene una vittima, una persona che finalmente si apre, va trattata e deve seguire un certo percorso. Questo è tutto quello che stiamo cercando di fare. E stiamo coinvolgendo le associazioni del territorio. Io per esempio personalmente collaboro tanto con gli scalabrini, che sono dei padri missionari che stanno vicino al nostro commissariato. Da loro vi posso dire, ho visto tante ragazze nigeriane che si sono rivolte per avere aiuto. Quindi, come vi dicevo, magari la difficoltà a rivolgersi a noi della polizia oppure comunque un'istituzione, hanno delle difficoltà che si potrebbe forse
risolvere dando effettivamente dei punti di riferimento come stiamo cercando di fare noi. Noi ci vediamo poi ogni volta, una volta ogni mese all'incirca, cerchiamo di fare dei punti di una situazione e andare avanti facendo uno scambio di dati e cercare di ricostruire. Tutti coloro che fanno parte del gruppo, io, altri colleghi, siamo gente che sul territorio che stanno da tantissimi anni. Io a Torpignattara ci sono dall'86, quindi conosco le realtà, conosco le difficoltà di operare. Qualcuno accennava al cittadino, ci segnala più che altro il fastidio della prostituta sotto caso, se vogliamo dire, meno la paura, ma il fastidio della prostituta, perché non immagina il dramma della persona che c'è dietro. E anche lì va gestito in un certo modo. Anche quello, però, anche lì cerchiamo di dare un risultato. C'è il commissario Prenestino che fa un grosso lavoro, proprio una lotta alla prostituzione su tutta la zona della Palmiro Togliatti, dove c'è una diffusione forte di prostituzione. Noi ci stiamo provando. Il progetto Nadecchio Domicilio, secondo me, è un progetto che dovrebbe andare oltre. So che qualcuno ha iniziato a contattarci per portarlo in altri municipi e noi siamo ben lieti di dare quel piccolo di esperienze che abbiamo fatto adesso in pochissimo, di un anno e mezzo, e metterlo a disposizione di tutti. Grazie. Grazie. Ringrazio doppiamente al prefetto e Massimo Melito per tutto il lavoro che sta svolgendo nel nostro municipio quinto. La prossima invito alla dottoressa Giovanna Bruno, che anche con noi è la rappresentante dell'associazione Differenza Donna, che anche lei forma parte del nostro protocollo di intesa che abbiamo firmato nel 2017. Grazie a lei, dottoressa. Buonasera a tutti e a tutti, io sono Giovanna Bruno, sono qui oggi in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, che è da 30 anni attiva nel contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne e quindi anche delle vittime e delle sopravvissute alla tratta di esseri umani a fine dello sfruttamento sessuale sul territorio di Roma e non solo, provincia. Ringrazio innanzitutto Jenny Evans per avermi invitata, tutti i presidenti delle commissioni pari opportunità del quinto, sesto e settimo municipio per aver pensato e organizzato questo convegno. Parlo a nome di tutta l'associazione quando dico che per noi è assolutamente fondamentale avere l'opportunità di confrontarci e di incontrare non soltanto le istituzioni ma anche i cittadini e le cittadine che vivono poi i territori e riportare un po' al centro di questa dimensione di confronto, di incontro, di sensibilizzazione e di informazione quella che è la tematica della tratta, che a volte invece viene schiacciata nell'intersezione tra il dibattito sull'immigrazione, che purtroppo negli ultimi mesi è stato particolarmente dibattuto in forme e modalità che non ci sono vicine politicamente, e quindi è importante per noi invece riportare questo tema in un confronto positivo e non esclusivo, escludente e insomma negativo, oppure viene invece, magari come veniva anche detto, affrontato il tema della tratta della prostituzione in un'ottica di decoro urbano e quindi viene riportata in auge la prospettiva di riaprire le case chiuse, invitare tutti coloro che anche a livello politico prospettano la possibilità di riaprire le case chiuse a leggere banalmente cara senatrice Merlin lettere dalle case chiuse, per riportarci un po' a quello che era la situazione in Italia quando i bordelli, le case chiuse erano effettivamente aperte, e quindi una retorica superficiale, vuota e non basata su una concretezza reale, perché poi vorrei vedere Salvini dire prima le italiane dovreste mai aprire le case chiuse. E quindi ecco, come si pone la nostra associazione nell'affrontare, nel sostenere le donne sopravvissute alla tratta in questa intersezione tra discriminazioni legate al genere, quindi riconoscendo la tratta come una violazione dei diritti umani in un'ottica prevalentemente di genere, un'ottica femminista ed intersezionale, dove poi queste donne subiscono delle multiple discriminazioni, quindi non soltanto una violenza di genere ma anche tutto un rigurgito razzista e di intolleranza che
appunto il dibattito sull'immigrazione in questo periodo ha riportato in essere. Non mi dilungherò sui dati rispetto al fenomeno perché sono stati già dibattuti. Cercherò di fare un quadro breve rispetto a quella che è l'esperienza dell'associazione e quella che è stata l'esperienza in questi 3 anni. La Differenza Donna attualmente dal 2004 in realtà ha un centro antitratta, quindi un centro specifico per l'accoglienza, l'ospitalità e il sostegno di donne sopravvissute alla tratta, e questo ci ha permesso negli anni, nei decenni, di avere un osservatorio privilegiato anche sui cambiamenti del fenomeno e quindi sui vari flussi migratori, su quali nazionalità sono state più presenti sul territorio anche romano. Quindi se negli anni 90 c'era una prevalenza di donne rumene o albanesi, poi negli anni 2000 rumene, quindi provenienti dall'est Europa, ad oggi vediamo un ritorno in realtà di questo flusso, ma c'è una prevalenza importante di donne provenienti dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, come veniva anche sottolineato in precedenza, e c'è poi tutta una fascia, diciamo, di sfruttamento indoor, quindi appunto il luogo chiuso, che in realtà rende molto più nascosto e di difficile accesso, di difficile aggancio e di difficile immersione, di donne cinesi e in parte sudamericane che vengono invece sfruttate in appartamento o in club o in centri massaggi. Il progetto, insomma, il coordinamento all'interno di Differenza Donna, che si occupa di tratta, di sostegno e di emersione di situazioni di sfruttamento sessuale, si divide in una serie di azioni e di progettualità. La casa rifugio ha 6 posti, è ad indirizzo segreto e si trova sul territorio di Roma. Questa accoglienza, questa ospitalità prevede delle progettualità che vanno dai 10 mesi all'anno e tutta una serie di percorso che viene coprogettato con le donne, perché questo lo sottolineo, perché si tende a considerare queste donne solo come vittime, lo sono state, quella parte della loro storia di violenza, di sfruttamento, di traffico e quindi di reclutamento nel loro paese di origine tramite la coercizione, il rapimento, l'inganno, la frode, false promesse, il viaggio che hanno dovuto affrontare per arrivare in Italia, a volte considerando l'Italia come un paese di destinazione, altre volte l'Italia è un paese di transito, volto a il viaggio continuare per uno sfruttamento in paesi come la Francia, il Belgio, la Germania, anche la Svizzera ultimamente, e quindi come riusciamo in questo modo ad aiutare queste donne, ma non soltanto considerandole appunto vittime, ma sopravvissute, cioè donne che hanno una grandissima resilienza, che insegnano personalmente il significato di resilienza ogni giorno, una grandissima forza, una grandissima capacità di riprogettarsi, di guardare al loro futuro. Sono donne spesso giovanissime che hanno affrontato l'esperienza inevitabilmente traumatica della tratta anche da minorenni e hanno la potenzialità e la capacità di ripensare, di riappropriarsi di se stesse e della propria vita e anche di immaginarsi un futuro, quindi di guardare in avanti e cercare di autodeterminarsi. Questo per noi è importantissimo per evitare appunto una retorica rispetto a queste donne che le veda passive e non capaci appunto di iniziare un nuovo percorso di vita. La volontà nei casi di ospitalità, insomma, delle donne che sono ospiti nel nostro centro è importantissima affinché questi percorsi poi effettivamente abbiano un risultato. Noi abbiamo la possibilità di innanzitutto lavorare con queste donne per la rielaborazione del loro vissuto traumatico, quindi abbiamo la possibilità di anche fare colloqui specializzati. La casa rifugio ha un personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e numeri di telefono sempre attivi.
e vi sono operatrici specializzate nei temi della violenza di genere, inclusa tratta e sfruttamento sessuale, costantemente all'interno del centro. Abbiamo la possibilità di attivare tutta una serie di percorsi per garantire l'accesso al diritto alla salute, in particolare per tutto quello che riguarda degli screening infettivologici, quindi la salute fisica ma anche la salute psicologica, e quindi qualora le donne lo necessitassero o lo vogliano per se stesse, abbiamo la possibilità di garantire loro dei percorsi, quindi etnopsichiatria o di psicoterapia. In particolare per quanto riguarda la salute fisica ginecologica, faccio una breve parentesi rispetto a dei progetti ad hoc che noi abbiamo rispetto a il contrasto, la prevenzione e l'attestazione, la certificazione delle mutilazioni genitali femminili, che nel caso di donne trafficate di origine nigeriana sono assolutamente prevalenti, quindi il 99% di donne che noi incontriamo, e brevi dati, minimi dati rispetto al numero di donne che noi riusciamo ad accogliere. Soltanto nel 2019, quindi nei primi 9 mesi del 2019, siamo entrati in contatto con più di 95 donne appunto trafficate o presenti vittime di tratta. Appunto, dopo l'accesso alla salute, un altro punto importantissimo è la consulenza legale, quindi la possibilità per queste donne di essere sostenute sia per quanto riguarda l'ottenimento di un permesso di soggiorno, che anche qualora si sentano pronte e possano essere sostenute in quel senso, di sporgere denuncia. Noi abbiamo un ufficio legale specializzato con avvocate che si occupano di diritto internazionale, di diritto dell'immigrazione e di diritti umani. Per quanto riguarda poi il reinserimento socio-lavorativo, abbiamo tutta una serie di collaborazioni attive sul territorio limitrofo al centro, e quindi abbiamo la possibilità non soltanto di garantire a queste donne di frequentare dei corsi di italiano, ma anche di accedere a dei livelli di istruzione, quindi di ottenere il diploma di terza media ed eventualmente anche livelli superiori di istruzione. Ci sono donne che negli anni hanno potuto frequentare anche l'università, quindi costruire tutta una serie di possibilità per la loro vita. Abbiamo tutta una serie ovviamente di attività ludiche, creative, perché queste donne molto spesso sono molto giovani, collaboriamo con delle associazioni sportive, hanno la possibilità di frequentare corsi artistici, musicali, insomma. E poi tutta la parte invece sul reinserimento lavorativo, quindi borse lavoro, tirocini professionalizzanti per poi raggiungere una graduale semiautonomia, se non la totale indipendenza. Ci occupiamo come associazione anche di donne che non necessariamente scelgono un percorso di ospitalità, e quindi ci occupiamo di emersione del fenomeno. Come riusciamo a fare questo? Abbiamo una serie di sportelli che si occupano principalmente di emersione, quindi di identificazione precoce di alcuni indicatori che ci possono far capire che quella che è andata avanti è una donna che è stata trafficata e come possiamo aiutarla. Abbiamo uno sportello attivo ogni settimana al centro di permanenza e rimpatri di Monte Galeria, dove vengono trattenute le donne senza permesso di soggiorno o anche richiedenti asilo, e dove è molto facile l'aggancio con donne che possono avere bisogno di un sostegno da questo punto di vista. Abbiamo uno sportello in collaborazione con, nell'ambito di una rete regionale di cui fanno parte tante altre associazioni di altri ambiti, che è un piano antitratta regionale di cui capofila è la Regione Lazio, per cui abbiamo stipulato un protocollo di collaborazione con le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Abbiamo la possibilità di agganciare anche lì le donne che fanno richiesta di asilo, e ho tutta una procedura di referral, perché sono le commissioni che ci segnalano le eventuali persone che firmano un consenso affinché possano essere contattate da noi. Infine abbiamo uno sportello attivo presso la Casa Internazionale delle Donne, Via della Nogara, che è un centro nevralgico ovviamente per il contrasto alla violenza di genere, importantissimo.
con una storia fondamentale per le battaglie femministe, e anche lì noi abbiamo la possibilità di incontrare le donne che appunto ci assieme la nostra, il nostro sostegno. Chiudo ringraziando ancora per la possibilità di essere qui, ma soprattutto auspicando che questo tipo di incontri e di confronti possa proseguire, anche perché per noi il lavoro di rete non soltanto appunto con il confronto con le istituzioni, ma anche con altre associazioni, con la cittadinanza attiva e appunto le persone che vivono i territori è di fondamentale importanza. Un suggerimento: ci sono, per evitare che appunto le segnalazioni siano soltanto di ordine, no, di fastidio, cioè ci sono, io vengo da un territorio, vengo da Ostia, ci sono delle zone in cui c'è una grandissima presenza di donne sfruttate sulla strada, e mi capita molto spesso di sentire le stesse persone che vivono intorno a me, nel mio quartiere, di lamentarsi, no, come se la prostituzione forzata fosse un problema di ordine pubblico, di moralità, no, da nascondere, da evitare. Invece noi auspichiamo, questo lo facciamo anche tramite la formazione continua con i professionisti, con le istituzioni, le forze dell'ordine, e entrando nelle scuole cercando di sensibilizzare i giovani e le giovani ad una, non soltanto ad una sessualità, perché appunto in realtà la prostituzione c'entra molto poco, è più una questione di potere. Però cercando di lavorare proprio sul concetto di consenso, di parità, di rispetto dell'altro e dell'altra, e quindi per noi è assolutamente fondamentale che ci siano queste occasioni. Di questo vi ringrazio e siamo sempre a disposizione. Ringrazio. Il seguente intervento è dell'ispettore Daniele Scarpetta, della quarta divisione della Questura di Roma. A lei la parola. Grazie. Allora, come già è stato annunciato, l'ispettore di polizia, lo vedete, è abbastanza chiaro, è della squadra mobile di Roma, della quarta sezione. E la quarta sezione in questura, la squadra mobile è la polizia giudiziaria, la polizia che fa le indagini, per intenderci, per chi magari non ha proprio una conoscenza dell'organizzazione della polizia di Stato. È chiaro che io svolgo il mio lavoro in borghese, oggi sono qui perché solitamente quando incontriamo la cittadinanza o comunque nelle situazioni pubbliche è richiesto l'uso della divisa. Alla quarta sezione ci occupiamo nello specifico di violenza di genere, ci occupiamo quindi di tutti i reati sessuali a danno delle cosiddette fasce vulnerabili e dei minori. Quindi è un settore specifico della Polizia di Stato, quindi della Polizia Giudiziaria, che svolge indagini esclusivamente per quello che è il contrasto di questa fenomenologia. C'è da dire che oltre a quello che è considerato appunto un contrasto, quindi oltre che all'attività investigativa richiesta, oramai sono diversi anni che svolgiamo anche un'attività di prevenzione. Prima il collega accennava all'incontro per esempio con le scuole, con gli studenti, con la cittadinanza, comunque anche, diciamo, la presenza sul territorio in maniera un po' atipica e diversa da quella che è stata considerata sempre la polizia di Stato. È chiaro che per affrontare fenomeni di questo tipo, ma io penso tutto, è necessario anche entrare nel contesto culturale. Prima si parlava appunto di problematiche e fenomeni che hanno a che vedere moltissimo con quella che è una problematica appunto di tipo culturale. Il fenomeno della tratta non è altro che questo, e quindi la prostituzione. E quindi dicevo che oltre ai progetti menzionati, noi portiamo avanti da diversi anni un progetto che si chiama Questo non è amore,
e attraverso un camper che viene allestito appositamente entriamo nelle piazze o comunque nei contesti in cui c'è un certo numero di presenza dei cittadini, soprattutto donne o comunque soprattutto vittime vulnerabili o persone che semplicemente vogliono avere delle informazioni. Quindi ecco l'idea di creare una sorta di mezzo che ci identifichi ma che nello stesso tempo dia la possibilità al cittadino di incontrarci, quindi di parlare, di chiedere. Per noi è molto complesso tutto questo, sembra un fatto diciamo di presenza, di estetico anche volendo, però in realtà cerchiamo di esserci sempre e nei luoghi dove il fenomeno e certi fenomeni sono sicuramente più sommersi, quindi consideriamo i contesti particolarmente a rischio o comunque dove a livello anche numerico e statistico ci sono delle problematiche abbastanza importanti. Ecco, qui come vedete ho voluto un po' accennare, cercherò di non essere troppo lunga, però ecco, secondo me bisogna anche dare una certa importanza a che cosa è, per esempio, non solo la prostituzione come è stato già accennato da chi mi ha preceduta, ma anche che cos'è la tratta, veramente, che cosa è la tratta che noi spesso sentiamo e quindi perché a un certo punto anche a livello istituzionale è stato deciso, si è deciso di porgerci una certa attenzione. Soprattutto, e come si diceva già, per la diffusione del fenomeno e ribadisco il concetto della sommersione del fenomeno. Il fenomeno è quasi, è troppo legato alla prostituzione, cioè la prostituzione appunto si sa in qualche modo, non è difficile incontrare nelle strade romane, anche strade abbastanza importanti, non necessariamente nella periferia, donne o comunque persone dedicate alla prostituzione. Ma dietro tutto quello che cosa c'è veramente? Anche noi come forze di polizia abbiamo difficoltà a entrare in quel tessuto. È che per noi la vittima è vittima, è una vittima vulnerabile, quindi l'approccio è un approccio sempre specifico. Prima cito di nuovo il collega, puntualizzava l'importanza di entrare in relazione con la vittima e con questo tipo di vittima è ancora più difficile. Negli ultimi anni, ecco, oltre al discorso che facevo sulla prevenzione, anche noi operatori necessariamente abbiamo dovuto formarci e continuiamo a formarci e anche a trasmettere quello che abbiamo appreso e imparato dall'esperienza, dalle casistiche. Proprio perché non può una vittima che subisce determinate situazioni che ledono appunto la dignità dell'essere umano, non può essere considerata quella persona alla quale hanno rubato un portafogli o piuttosto che la macchina. Quindi è necessario avere delle minimo quantomeno di formazione specifica per poter accogliere quella vittima, creare quella relazione appunto, quella relazione empatica cosiddetta, ma non troppo dico io, perché molte volte si rischia anche un po' di coinvolgersi troppo a livello emotivo, però sicuramente è necessario per far sì che la vittima non solo ci racconti la verità. Noi molte vittime che incontriamo, prima di arrivare all'autenticità dei fatti, alla cosiddetta verità, quantomeno processuale, facciamo tutta fatica. E proprio negli ultimi mesi, anzi ad agosto, è entrata in vigore la legge appunto del numero 69 che vedete, il codice rosso. Ecco, anche i giuristi hanno definito codice rosso qualcosa che sicuramente rimanda all'emergenza, al soccorso. Quindi perché codice rosso? Perché l'intervento in casi di
vittime di abuso, vittime sessuali, di abuso sessuale, vittime che molte volte sono minori, necessita sicuramente un intervento tempestivo. E quindi non ci sono più fascicoli che sono lì perché magari anche la magistratura ha una certa difficoltà ad affrontarli e a contenerli, ma bisogna in effetti, soprattutto a Roma, io chiaramente conosco e riporto la realtà in questo contesto romano perché lavoro in questo contesto e facciamo riferimento, io come la mia squadra e i miei colleghi facciamo riferimento alla Procura di Roma e quindi Procura, Tribunale Ordinario ma anche Tribunale per i minorenni. E il nostro diciamo, compito insieme a un pool specifico che è stato definito in maniera precisa è quello di occuparci di questi casi, quindi delle emergenze. Cioè oggi in 3 giorni massimo la vittima deve essere sentita, ascoltata con le procedure che la tutelino, quindi l'audizione viene fatta in forma protetta, non viene fatta più nella stanza in maniera così asettica, ma viene fatta in una maniera adeguata per cercare appunto di creare quella relazione di cui accennavo e mettere a proprio agio una persona che ha subito dei fatti così gravi. Tutto questo viene anche fonoregistrato proprio perché molte volte cristallizzare la testimonianza si rende fondamentale in un processo. È facile dire a una donna che se l'è cercata piuttosto che si è vestita in quel modo e quindi si è trovata in quella situazione. È chiaro che tutto questo richiede sicuramente anche non solo un impegno maggiore, ma un impegno che abbia delle sfumature quantomeno competenti per poter svolgere tutto l'iter. Sono cambiate anche alcune procedure riguardo per esempio alle informazioni che vengono date alle vittime, perché già nel 2013 con la nuova legislazione sui reati di genere erano stati fissati erano state date delle direttive rispetto anche a quello che alla vittima va detto, quindi i diritti che ha la vittima. E oggi ancora di più sono state puntualizzate ulteriori circostanze. Rimangono più o meno, come vedete, i reati che anche prima venivano inquadrati come reati di genere. Come vedete, la maggior parte di questi reati, la violenza sessuale, quella aggravata, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, sono lesioni personali aggravate, sono reati che molto hanno a che fare con la tratta degli esseri umani. Quindi parliamo, prima si diceva appunto, non possiamo parlare solo di prostituzione, ma dobbiamo parlare di prostituzione e di tratta, proprio come violazione della dignità dell'essere umano. E le vittime vulnerabili, cosiddette, oramai è diventato, prima ho sentito anche dire alla... parlava del discorso del linguaggio, delle parole, no? È importante utilizzare, dare il giusto peso a quello che diciamo, è certo che è importante. Ecco, la parola vulnerabile sembra dire tutto e non dire niente, in realtà ci mette di fronte a una situazione diversa, apparentemente uguale a quello che è il concetto di vittima in senso generale. Invece è un concetto di vittima che va nell'essenza della vittima, quindi che crea sicuramente tutta una serie di difficoltà, di impegno, ma anche un certo modo, un certo approccio da dedicare, da imparare quando non lo si conosce. E poi tutto sommato, ecco, nella vita quasi sempre l'esperienza, la possibilità come quella di oggi di parlarne, avere un confronto, sicuramente ci offre momenti di riflessione e forse ci offre anche la possibilità di migliorarci in qualche cosina per lavorare meglio. E noi rispondiamo anche a direttive europee che quindi ci siamo dovuti anche allineare anche nei nostri programmi di prevenzione. Si è fatto riferimento per esempio a modelli della Germania piuttosto che della
dell'Inghilterra, del Regno Unito, perché ecco, lì avevano già in passato, in precedenza, utilizzato dei protocolli di ascolto delle vittime. Quindi in qualche modo ecco, l'Italia, anche se si deve sempre in qualche modo allineare, però negli ultimi anni dobbiamo dire che nonostante tutte le vicissitudini di questo Stato e soprattutto di natura politica, però in qualche modo rispetto quantomeno a certe problematiche sta facendo passi abbastanza da gigante, come si dice. Che cosa succede? Ecco. Quindi, come dicevo prima, che cos'è importante per fare in modo che la vittima non subisca un'ulteriore vittimizzazione, la cosiddetta vittimizzazione secondaria? Le informazioni, lo dicevo prima, il supporto psicologico, quindi ogni volta che ascoltiamo una vittima, insieme a noi c'è un consulente psicologo che ci aiuta laddove noi abbiamo i nostri limiti, perché è chiaro, noi abbiamo delle competenze più investigative diverse, allora è la psicologa, lo psicologo che in qualche modo cerca di entrare in relazione e di riportare anche la vittima alla realtà, perché molte volte cosa succede in queste donne, soprattutto nelle donne vittime di tratta? Succede che incontrano l'esperienza del trauma che uno specialista non può riconoscere perché non ha le competenze, non ha gli strumenti, quindi si trova di fronte a una persona che manifesta tutta una serie di diciamo comportamenti, condotte, oppure che non dice, anche il silenzio o la certa postura, oppure dice delle cose sconnesse, e quindi non riuscendo a riconoscere magari ecco, può nascere quel pregiudizio, non vuole collaborare piuttosto che non vuole parlare, ma chissà come stanno le cose. Invece riconoscere, e in quel caso ecco, una figura competente lo può fare, riconoscere per esempio quella che è la dissociazione tipica del trauma, può sicuramente aiutarci a noi come operatori durante l'ascolto e quindi durante la raccolta della testimonianza, e alla vittima stessa anche darle la possibilità di ritornare sul piano di realtà e riacquistare anche una certa fiducia, perché fondamentalmente queste donne hanno perso la fiducia non solo in loro stesse ma soprattutto nelle istituzioni, quindi è importante dare un segno di attenzione maggiore e soprattutto io credo di attenzione competente. Altre cose sono state già, altri particolari sono stati già accennati, è stato già detto il gratuito patrocinio che è previsto di fronte a questi reati, molte vittime non lo sanno. E quindi, oppure molte vittime credono che dipenda per esempio dalla fascia di reddito, non è così, e per noi ecco, anche questo è una diffusione anche di informazioni che dobbiamo non solo riferire poi agli altri ma anche a noi come addetti ai lavori, perché voi sapete bene la polizia, soprattutto territoriale, i commissariati chiaramente hanno moltissime attività di cui occuparsi, e noi diciamo la squadra mobile abbiamo diverse sezioni, ogni sezione si occupa di un reato, di una tipologia, e quindi abbiamo più possibilità di formarci in maniera diciamo più coerente alla situazione e sicuramente incontrare anche gli altri, infatti è una cosa che facciamo abbastanza spesso per condividere. Mi sbaglio sempre a cambiare tasto, e qui io volevo un po' accennare ad alcuni numeri. E ogni anno a livello mondiale vengono trafficate da 2 a 4 milioni di persone, l'80% sono donne e sono bambini, e il 70% sono destinate allo sfruttamento sessuale. L'UNICEF in 1,2 milioni di minori di 18 anni identifica vittime di tratta. Nell'Unione Europea sono state, ogni anno sono state riscontrate la presenza di 500.000 persone, gran parte di loro destinate poi alla prostituzione. In Italia abbiamo tra i 18.000 e i 25.000 prostitute, il 90% sono donne immigrate clandestine e il 70% proviene dai paesi dell'Est. Questi sono dati che chiaramente hanno delle fonti statistiche attendibili.
e le fasi in cui tutto questo avviene, nello specifico della tratta, sono il reclutamento da parte dei criminali attraverso il sequestro delle donne, il rapimento, l'inganno, l'indebitamento. Le donne, ecco, partono, soprattutto ragazzine, bambine, partono dai loro paesi a volte proprio perché sono le stesse famiglie che le mettono nelle condizioni di in qualche modo salvarsi, perché le famiglie pensano che magari qui troveranno una situazione economica migliore, un lavoro, potranno magari studiare. Quindi ecco, c'è tutto un inganno dietro un fenomeno del genere, quindi tutta un'illusione. E poi durante il trasporto già le donne si rendono conto che invece le cose forse non stanno proprio come sono sembrate. Non solo, le famiglie hanno contratto dei debiti che hanno dei numeri pazzeschi, e questo indebitamento è la cosa che le lega per sempre. Non solo, ma in questo fenomeno spesso abbiamo, e lo vediamo, attrici donne, quindi sono le donne a volte, e spesso succede, che gestiscono proprio i rapporti con la criminalità. Quindi anche questo è un altro dato di non poco conto. Orientativamente, diciamo, la tratta è un fenomeno, si è già detto, che riguarda prevalentemente la Nigeria, quindi le nigeriane. Ovviamente avere la possibilità di trovare una situazione migliore come quella che si immagina è l'aspirazione, però tutto questo avviene come? Avviene attraverso la violenza, la violenza che non è soltanto violenza fisica, che è abuso sessuale, che è stupro, ma la violenza è anche violenza psicologica, una forma di ricatto, una forma di illusione, nello stesso tempo ricatto e sottomissione. Quindi entrano in campo tutta una serie di elementi che in qualche modo gestiscono la vita di queste donne, e lo faranno all'infinito. Noi anche a Roma, dico, io parlo della realtà romana, ripeto, ma abbiamo difficoltà a recuperare situazioni di tratta. Ecco, anche, grazie anche alle associazioni, infatti la nostra collaborazione degli ultimi anni è molto attiva con le associazioni, una di Differenza Donna appunto, e comunque associazioni che lavorano e si occupano di donne che hanno subito violenza. E quindi case rifugio, case in cui le donne possono in qualche modo anche nascondersi e proteggersi. Ecco, per noi oramai è un'abitudine, è nella quotidianità quella di avere il telefono della referente, dell'associazione, perché dobbiamo collocare una donna, e soprattutto, ecco, non si riesce ad attuare una protezione al 100% semplicemente con il contrasto che possono fare le forze dell'ordine, perché quella donna sicuramente andrebbe da un'altra parte a trovare un'altra situazione per sopravvivere. Ecco, prima si diceva, no, che la prostituzione non può essere pensata come un fatto criminale per chi lo compie. E quindi ecco, fino a quando non cambierà anche questa mentalità, questo modo di pensare e di vedere, è difficile anche che le stesse donne rivendichino la propria dignità. E ovviamente, è inutile dirlo, immagino che tutti lo sappiate, le minacce perpetrate alle donne nigeriane riguardano riti antichissimi, rituali antichissimi, come quelli voodoo. Quindi c'è tutto chiaramente un discorso antropologico, storico, che le frena, che le blocca, che non le fa agire. Quindi ecco, la consapevolezza per chi vive questo stato di sottomissione è ancora più forte e manca ancora peggio rispetto a una donna che magari ha subito una violenza oppure un atto di maltrattamento. È inutile dire che i minori sono quelli più esposti. Ecco, noi rispetto a questo molte volte anche durante le audizioni che facciamo, i ragazzini che ci raccontano, oppure
che non hanno chiaramente ben capito, non hanno ancora l'età per autodeterminarsi e quindi anche decidere, però ecco, chiaramente si sono fatti un loro vissuto, una loro consapevolezza. Non è facile fargli capire anche che la famiglia, per esempio, li ha affidati a una certa situazione criminale per portarli qui e poi qui offrirli a, cioè è difficile anche per il bambino stesso. Queste purtroppo sono situazioni, ripeto, che viviamo molto spesso. Noi alla squadra mobile della quarta sezione collaboriamo con la seconda sezione, che si occupa prevalentemente di prostituzione e di tutta una serie di tipologie di reati legati al fenomeno immigratorio. Quindi è chiaro che noi interveniamo di fronte a una situazione di vulnerabilità, quindi quando all'interno del crimine commesso ci sono appunto donne, come in questo caso prostitute nigeriane, oppure dell'est, oppure minori. E è risaputo che il testo unico dell'immigrazione prevede, ormai è abbastanza diciamo conosciuto l'articolo 18, che prevede appunto la possibilità per le vittime di questo tipo di avere un permesso di soggiorno, quindi per motivi appunto di protezione sociale. E chiaramente questo è un dato che forse ci ha anche consentito, appunto quello che dicevo prima, l'Italia nonostante tutto ecco, si è organizzata per sopperire e intervenire in maniera efficace, o quantomeno anche rispetto a quelli che sono i numeri, le attività, anche le nostre attività, abbiamo visto che determinate situazioni affrontate in un certo modo possono sicuramente agevolare, e anche noi abbiamo avuto risultati di donne che sono uscite dalla tratta oppure che sono uscite dalla spirale della violenza. È chiaro che non potrei farvi nomi, ma comunque questo è anche il significato, questo è anche diciamo il risultato di sicuramente un impegno a livello istituzionale. E quindi il reato di tratta non solo è stato definito da un punto di vista legislativo, non c'era, oggi c'è, quindi anche questo chiaramente ha circoscritto una situazione dove ci sono dei criteri anche di intervento penale che inquadrano il fenomeno non più come un fatto che noi sentiamo della Costituzione, ma come un reato vero e proprio, quindi chiaramente con delle conseguenze penali precise. Diversi uffici delle forze dell'ordine se ne occupano, la squadra mobile dipende dallo SCOD, dal servizio centrale operativo, e al servizio centrale operativo ci sono dei nuclei di persone, appunto di operatori che si occupano specificatamente di questi reati in una maniera investigativa ancora più ampia, soprattutto a livello internazionale. Quindi ecco, anche questo ha dato la possibilità sicuramente di approfondire anche il fenomeno stesso, che molte volte non si conosce fino in fondo. Il recupero delle vittime chiaramente è un aspetto importante per queste donne. È stato istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio, proprio apposito, vengono finanziati quindi dei programmi ad hoc. C'è scarsa volontà, abbiamo già detto, lo ridico, delle persone, delle donne trafficate di rivolgersi alla polizia piuttosto che ai carabinieri. Appunto il senso di colpa, la vergogna, la mancanza di fiducia sono tutti elementi che chiaramente non riescono ad invogliare quella donna a farsi aiutare, a chiedere aiuto, che è la cosa più difficile, anche nella normalità chiedere aiuto è la cosa più complessa, più difficile, no? Non è sconvolgere quando deve chiedere aiuto. Immaginate una situazione di pericolo, una situazione di disagio, cosa può significare chiedere aiuto. Ecco perché non è facile identificare le persone trafficate. Io ricordo una delle prime notizie criminali che ho ricevuto arrivando a Roma, è stata, io provenivo dalla Calabria, quindi da un'altra realtà lavorativa anche abbastanza complessa, è stato proprio un omicidio anomalo di una donna nigeriana, o meglio parti del corpo di una donna rinvenuta
al Lido di Ostia, sulla spiaggia. Io ricordo che ero anche abbastanza giovane, rimasi molto molto turbato, soprattutto perché non si capiva bene come mai quell'omicidio, ed era un periodo in cui ancora l'attenzione non era rivolta ai fenomeni di genere come magari succede oggi. E quindi ecco, poi nel tempo, dalle indagini, erano indagini anche in quel caso della polizia giudiziaria, venne fuori un omicidio appunto all'epoca chiaramente anche la legge era diversa, però ecco, a me quell'episodio, come purtroppo tanti altri, sono rimasti proprio come un momento di riflessione, e anche, perché no, per attivarmi io personalmente, come vedo anche gli altri miei colleghi, in questo senso, appunto, per cercare non solo di sensibilizzare, ma cercare veramente di operare, di fare delle cose concrete, perché parliamo ed è importante, però poi alla fine dobbiamo anche agire, dobbiamo anche fare. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio il Quinto Municipio per l'invito e per questa possibilità. Buona serata. La prossima che interverrà al presidente della cooperativa PPI, dottoressa Olia Agatano. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti, e veramente grazie alla senatrice Maiorino, a Gianna Levi, presidente della commissione, a Annalisa Lazzaro, e a tutte quelle che continuano a invitarmi a questo tipo di convegni, nonostante già sappiano. Io problematizzo un pochino, no? Tutto quello che sembra andare su dei binari così certi e sicuri. Perché faccio questo? Perché io credo che questo tema, oltretutto mettendo insieme tratta e prostituzione, sia particolarmente complesso, e che quindi bisogna leggerlo mettendo a tema la complessità. E perché penso questo? Intanto mi corre l'obbligo di dire qualche parola sulla cooperativa sociale Bifri, che esiste dal 2007 e che si occupa di, il nome cooperativa sociale contro tratta, violenza e discriminazioni, quindi è questo quello che noi facciamo. Come lo facciamo? Gestendo centri antiviolenza, case rifugio, case di fuga per donne trafficate a Roma, a Fiumicino, a Viterbo, in Abruzzo, in Campania, in Molise, insomma da un sacco di parti, con poi il progetto, ormai tutto quello che ci dà, come dire, il polso di quello che accade, che ci dà probabilmente insomma un po' di esperienza utile per raccontare che cosa diciamo sulla tratta, che cosa pensiamo sulla prostituzione e soprattutto quali sono le risposte attendibili, perché poi la politica deve offrire queste risposte attendibili. Ancora per dire di Bifri, ci tengo a dire che facciamo parte di un progetto della Regione Lazio, un grande progetto, Rete Antitratta Lazio, con altre credo 12-13 organizzazioni, tra cui BARSEC, che vedo qui, tra cui Differenza Donna, e che questo è il terzo anno in cui cerchiamo di mettere a sistema tutto quanto abbiamo esperito in anni e anni di conoscenza di questo problema. Per quello che riguarda me, io dagli anni 90 che lavoravo in un centro antiviolenza, ecco, ho avuto la fortuna, perché la definisco una fortuna, di assistere all'appalesarsi del fenomeno della tratta degli esseri umani. A quell'epoca non esistevano dei centri specializzati per le donne prostituite, trafficate, e quindi le forze dell'ordine portavano da noi queste ragazze che si vedevano per la strada, erano tutte europee all'epoca, ed era effettivamente un fenomeno a cui non avevamo mai assistito, non avevamo mai visto dai tempi della Merlina, che insomma non c'eravamo, tutto questo rigoglio di ragazze, e quindi questo mi ha dato una grandissima possibilità di capirne le storie, le motivazioni, di capire che non vanno standardizzate, di capire che cos'è il traffico degli esseri umani, e al punto che tra l'altro il centro di cui parlava la collega di Differenza Donna l'altro figlio, per cui come dire è un'anzianità che mi piace in questo senso rivendicare, e sono tante le cose che mi fanno dire cosa non bisogna fare, o perlomeno cosa non bisogna fare senza ripetere troppo. Rosanna Senatrice l'ha detto anche nella commissione, è una cosa che credo profondamente. Tra l'altro nel 2002, ma 100 anni fa, 2003, scrissi anche un libro
che si chiama la sindrome del sultano ricostituita nell'impero degli uomini. Questo lo dice chiaro, di come io sono in realtà d'accordo sulle analisi che voi fate, però come la senatrice sa, come sa chi mi ha già ascoltato, credo pure che bisogna calare nella realtà e avere rispetto di tante posizioni. Allora, la realtà degli stati, io sono stata 8 anni la rappresentante italiana a Bruxelles di European Women Law Field, l'osservatorio sulla violenza, ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro sono stata fortunata perché il massimo è 6 anni, ho avuto il bene di starcene 8 e adesso devo stare un po' in panchina, e lì ho avuto, come dire, proprio la possibilità di conoscere nel dettaglio il modello svedese, che tra l'altro è stato assunto un po' da tutta l'European Women Lobby, che ricordo non rappresenta solo le nazioni europee ma anche il Consiglio d'Europa, quindi le candidate e le entranti. Decisamente sono certa di poter dire che in Svezia c'è stato un grande cambiamento culturale grazie a questa legge. So anche però che esistono delle criticità. Le criticità sono che laddove si marginalizza la persona prostituita, perché non dico mai prostituta, ma sono d'accordo, prostituita, laddove si rende comunque un reato comprando i servizi sessuali, diciamo così, ci possono essere anche alcune conseguenze che non vanno sempre bene. E non dimentico neanche che proprio per il lavoro che faccio e per l'abitudine a parlare con donne che sono italiane, vittime di violenza, che hanno esperito violenza, che vittime non ci piace, o non italiane che sono state trafficate, io parto dal dare valore a quello che dicono le donne. Io non mi sovrappongo alle donne, non parlo per loro. E conosco molte donne che dicono, rivendicano di prostituirsi, essersi prostituite, e non sono tutte brutte, sporche e cattive, sono anche donne che stanno nei nostri ambienti, e questa è la verità. C'ho anche tanta paura, e la senatrice lo sa bene, di argomenti così tanto divisivi. Ci dirò anche la GPA, la gestazione per altri, quanto più ci divide tra donne quando dovremmo essere tutte unite. E allora, come dire, sostendo un po', poi voi sapete benissimo perché vi siete sbobbinate al Parlamento tutta la mia ricostruzione storica sulla nascita della prostituzione, che vi faccio veramente in 3 secondi, ma vi assicuro con un PowerPoint che non finisce mai, dove, prendendola un po' alla lontana, cioè a Big Ben, ricostruisco, anche seguendo un po' gli antropologhi, soprattutto di Dudas, eccetera, come in un mondo estremamente primitivo, dove esisteva comunque una forma di matriarcato, dove gli uomini primitivi disegnavano la deità che per loro erano le donne, tutte le donne, non la dea madre o la Gea, no, tutte le donne, impressionati dal loro corpo che produceva dei prodigi, delle epifanie, del mistero, che potevano essere il sangue, il latte, i bambini, e come a un certo punto che cosa hanno scoperto questi uomini? Hanno scoperto lo sperma, hanno scoperto la paternità, insomma anche Engels ci ha scritto un bel po', e da lì è nata una normazione della sessualità, dei comportamenti sessuali delle donne, perché esisteva un mercato del matrimonio e le donne venivano vendute in questo mercato dovendo essere libate, anche perché il fatto, come dire, scientifico della durata di una gravidanza è stato poi evidente nel VI secolo d.C. Cioè fino allora si è creduto che questo sperma potentissimo, che per Aristotele è la base della cultura, della potenza maschile, rimaneva nel corpo per sempre, per cui una ragazza che avesse avuto un rapporto e poi avesse sposato un'altra persona, dopo 1 anno, 2 anni avrebbe potuto partorire un figlio che era in realtà figlio di quell'altro uomo. Insomma, è un po' complesso, ve lo dico molto semplicemente perché credo che tanti non lo sanno. Tanti non sanno da dove deriva questa divisione di ruoli, questa doppia morale che è, e poi ci torno, alla base della prostituzione, anzi, è alla base dell'utilizzo della prostituzione. E su questo assolutamente siamo d'accordo. Quindi ridurre tutto in una sorta di manicheismo stretto fra l'abolizionismo e il regolamentarismo forse è un po', come dire, è un po' difficile adesso, proprio perché noi secondo me dobbiamo trovare dei terreni comuni delle donne che vogliono un progresso della nostra società e della nostra cultura, e mi permetto di dire che forse questo è il momento buono, io sento questo adesso.
Ho sentito prima parlare, ma che soluzioni ci sono sul piano giuridico? Accidenti se ci sono. La dottoressa che mi ha appena preceduto ha appena nominato l'articolo 18, ma l'articolo 18 è stata una bomba. È stato 1998, il testo unico sull'immigrazione numero 40, è stata la legge che ha messo a tema lo sfruttamento delle persone straniere su questi territori e che ha consentito a noi che facevamo questo lavoro, che facciamo questo lavoro, di mettere in protezione, di sottrarre a quel giro, ma veramente decine di milioni di persone negli anni, con tutto un percorso che peraltro ha anche dato il via, poi nel 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico degli esseri umani, che è quella della Convenzione di Palermo, che tutti conosciamo. Allora, qual è la soluzione? Intanto dirò tre soluzioni, una diciamo tecnica, una un po' polemica e la terza è una proposta. Allora, la soluzione tecnica immediata è riabilitarlo questo articolo 18, che ha perso tantissimo interesse. Le forze dell'ordine ci portavano in continuazione le ragazze, le incontravano per strada, dicevano loro che potevano denunciare, che esistevano gli strumenti, che esistevano dei progetti, e infatti abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Ultimamente, per tantissimi motivi, a mio parere anche di tipo culturale, questa attenzione, che posso dire, anche perché all'inizio erano europee le ragazze, lo voglio proprio dire, adesso sono nere, e questo cambia, perché abbiamo appena visto che questo paese è tutt'altro che indenne dal razzismo. Questo secondo me c'entra, non sarà, come dire, molto carino che lo dica, però lo penso, e poi essendo insomma romana io dico sempre quello che penso. Tra l'altro questi percorsi si sono un po' complicati perché da ultimo, come tutti sappiamo, ma parlo di parecchi anni ormai, diciamo almeno dal 2010-2011, le ragazze arrivano dalla Libia. In Libia le ragazze sono non soltanto sfruttate, stuprate, torturate, ma insomma insieme a tutti gli altri migranti che vengono venduti all'asta, ormai lo sappiamo tutti, ormai non c'è chi possa dire non lo so, perché lo sappiamo. Abbiamo contestato moltissimo il terz'ultimo governo, il ministro Minniti, per i suoi accordi con la Libia, perché la Libia non è un porto sicuro, la Libia non è un paese sicuro e ultimamente la Libia è anche in guerra. Quando arrivano da questo paese con dei percorsi e delle modalità che possono anche essere standardizzate, ma che sarebbe lungo dire, le ragazze chiedono asilo politico. La questione di essere trafficate per le Nazioni Unite, per la giurisprudenza internazionale, dà diritto ad avere l'asilo politico. Quindi l'asilo politico come istituto si è un po' sovrapposto a quello dell'articolo 18, e questo alla fine non è colpa di nessuno, perché le vicende sono cambiate, i percorsi sono cambiati, anche se la tratta rimane quel fenomeno orribile che noi conosciamo così bene. Ma che cosa è successo? È successo che i decreti sicurezza 1 e 2 ci hanno reso sempre più difficile sostenere queste donne, fare avere loro un permesso di soggiorno, perché è chiaro che senza un permesso di soggiorno non è possibile un'inclusione, non è possibile un percorso di qualsiasi tipo, e quello che invece rimane è la questione insomma di rimanere nello sfruttamento. Ora io credo veramente, mi ricordo la senatrice, che si riesca a mettere mani, perché quei decreti negano i diritti umani per tantissimi versi e per quello che ci riguarda in questa sede e a noi nel nostro lavoro, mettono veramente in discussione la possibilità per ragazze, che è vero tutto, l'avete detto tutti, e sono vendute dalle madri e sono vittime di tortura, è tutto vero, è tutto quello. Allora, già che siamo, come dire, riuscite a sbarcare la specie di miracolo, ma a quel punto io credo che abbiano diritto, così come tutti i migranti che arrivano, ad avere come dire, una politica migratoria adeguata, perché bisogna tutelare i diritti umani. Naturalmente poi, come dire, con tutta la possibilità di andare indietro, di punire chi fra questi migranti, esattamente come fra gli italiani, ci saranno dei grandissimi farabutti. Quando si parla comunque di cambiare un po' l'assetto, io ho un po' paura, e devo dire che a quel convegno a Campidoglio ho adorato la sindaca quando ho detto chi
vuole riaprire le case chiuse, mi fa orrore, no? Veramente io ho fatto un applauso fortissimo dentro di me. Perché? Perché le case chiuse sono state chiuse, come ha detto, da Lina Merlin. Ma Lina Merlin va vista anche da un altro punto di vista. Intanto ricordiamoci una senatrice socialista, ci ha messo 10 anni, dal 1948 al 1958, a far approvare la sua legge. Perché ci ha messo 10 anni? Perché era tutti contro, tutto il Parlamento, indipendentemente dagli schieramenti. E perché c'era tutti contro? Perché lei andava a toccare il tempo dell'erotismo e della supremazia maschile, ok? Vi consiglio, se lo trovate, un libro molto bello di Sandro Bellassai che si chiama La legge del desiderio. Questo libro ripercorre, diciamo, da fine anni 50, primi anni 60, tutto quello che si è scritto a livello di pubblicistica su questa questione, che insomma ha animato moltissimo dibattito in Italia, che si dovevano chiudere i bordelli. E ci sono state delle persone assolutamente insospettate che sono scese in strada a raccogliere firme contro questa legge. Vi dico Claudio Villa, conoscete tutti, tra l'altro in Odore di PC mi pare che fosse, vi dico Gina Lollobrigida, che ancora mi chiedo, boh, non so perché. In ogni caso il dibattito era perché chiudere gli strumenti della supremazia maschile e dell'ordine costituito, così come nell'antichità più remota, nella preistoria, si era creata questa situazione per cui le donne andavano tutelate dagli stupri altrui, perché bisognava che assicurassero la certezza della maternità, e poi c'erano delle donne che non erano di nessuno e quindi potevano essere di tutte. Il primo bordello lo fa Solone nel IV secolo avanti Cristo. Solone crea la polis, crea la democrazia, questo senza le donne, e crea i bordelli. E i poeti dell'epoca lo esaltano per questo, perché quello è l'esempio del potere maschile che non si deve confrontare con una relazione. E qui chiudo parlando del 2019. Non abbiamo detto che secondo le stime queste ragazze, lo sappiamo tutte, sono schiave, sono costrette, sono poverine, ma sono 10 milioni gli uomini che ci vanno. 10 milioni di uomini dicono che sono troppi, saranno 8, sono sempre tanti. Allora io mi chiedo, non so voi, io ho 2 figli, grata, giovani, non esiste adesso in Italia una morale sessuale come, che ne so, nel Novecento? Vi invito a leggere l'enciclica di Leone XIII o l'enciclica quell'altra durante il fascismo di Pio, non mi ricordo chi, come la Chiesa proprio imponeva, De Casti Penubi si chiamava, no? E quindi come proprio erano, come dire, era proibito provare piacere nella coppia, avere una sessualità, ma sono cambiate tante cose. Non vi dico negli anni 60, pensate Master Johnson, la sessualizzazione del matrimonio, quello che oggi ci sembra normale. Oggi non è complicato, non è difficile, non stiamo più ai tempi del gatto pardo, la che moglie aveva sfornato non so quanti figli e lui non l'aveva mai vista nuda. Oggi non è difficile fare sesso fra persone dello stesso sesso, fra persone, vi assicuro, non è difficile. E se vedete i clienti, cioè perché li vedi, sì, qualche volta li vedo, mi capita in varie situazioni di vederli, perché per esempio percorro la Pontina, che pullula di ragazzi giovani, bei ragazzi. Mi ricordo una riunione di European Women Lobby in Bulgaria, che ho preso un aereo alle 5 del mattino ed erano solo italiani, per fortuna a me non mi pigliano mai per italiana, e parlavano a voce alta del loro tour per tutti i gentleman's club, perché sai, poi pure in Svezia si proibisce quello, ma fai un ponte, arrivi in Danimarca e ci stanno il gentleman's club, non è che poi... E questa volgarità, e questa, come dire, le prestazioni, come mettere i like su gli alberghi di booking.com, mi stava straziando. E li guardavo, avranno avuto fra i 20 e i 25 anni, erano in media bei ragazzi, comunque nessuno aveva dei problemi, erano tutti ragazzi che potevano tranquillamente corteggiare la vicina di casa o il vicino di casa, insomma avere una storia. Allora, e qui arrivo a quello che fa il punto che mi interessa. Se questo è vero, se tutte queste centinaia di ragazze che stanno nella casa rifugio che gestiamo noi,
ci raccontano proprio questo, ovvero questa non volontà di stabilire una relazione paritaria. E questo è il punto, e noi su questo dobbiamo riflettere, perché su questo forse ci possiamo arrivare tutti insieme a fare un discorso trasformativo. In uno dei nostri incontri ho mostrato, che non ce l'ho, tutta una serie di campagne fatte più o meno, insomma, in parecchi paesi europei, in tale mai, rivolte proprio al cliente, ma non in forma, come dire, di giudizio, di condanna, ma in forma dialogica, dove appunto si dice, da quelle che sono un pochino criticabili, secondo me, perché comunque mettono al centro un certo immaginario maschile universale, tipo appunto un vero uomo non deve comprare, a quelle un po' colpevolizzanti, del tipo tu entri come un cliente ma in realtà sei uno sfruttatore, oppure a quelle anche un pochino comiche, tipo quanto costa il tuo culo, che possono essere così ironiche e però portare una riflessione. Perché la cosa è questa, cioè abbiamo 10 milioni di uomini che vanno con queste ragazze perché non devono ricordarsi il loro compleanno, far loro la corte o, come dire, portarle a cena fuori. Abbiamo 7-8 milioni di donne vittime di violenza in questo paese, che quindi hanno altrettanti uomini, 7-8 milioni di uomini che agiscono violenza, e ci sta una quantità infinita di uomini che alcuni di loro, 100, 150, 200 ogni anno, uccidono le donne, altri agiscono comunque grandi violenze. Ma perché le agiscono? E noi che facciamo questo lo sappiamo. Le agiscono quando le donne li rifiutano, quando stanche della loro violenza se ne vogliono andare, quando per qualsiasi altro motivo non vogliono più stare con loro. Quindi noi abbiamo tanti uomini, e vi assicuro che non sono antimaschio, ho un marito fantastico e ho più amici che amiche perché ho fatto una scuola maschile, quindi figuriamoci, credete, non è una femminista d'epoca, no, no, è una lettura attuale di quello che arriva nei nostri servizi. Allora, forse bisogna pensare a delle forme di educazione all'affettività, di educazione alla sessualità, ma soprattutto di educazione alla libertà, perché poi stare in queste gabbie concettuali del genere è una cosa orribile per gli uomini e per le donne, in forma diversa, ma lo è per entrambi. Forse cominciare a pensare. C'è un esempio, con questo chiudo, c'è un esempio che ho imparato viaggiando molto per lavoro, sono stata molto tempo negli Stati Uniti e ho potuto andare a vedere, era un visitor program, sono dei progetti che si rendono disponibili, ti ospitano per un mese e mezzo, due mesi, spese di Bush c'era, era carino essere ospitato da Bush, e mi hanno fatto vedere tutta una serie di cose che hanno a che vedere con la mia attività, ok? Sono molto rimasta colpita da queste John School, che sono un po' il mio pallino e che credo però siano un'idea che, mutuandola e trasformandola, perché il contesto è diverso, noi possiamo cominciare a dire. Dunque, in tutti gli stati americani, tranne che Nevada, la prostituzione è pubblica, ciò nonostante avviene. Quando una persona viene trovata con una prostituzione, che poi noi stiamo parlando sempre di prostituzione su strada, perché poi c'è tutto l'altro problema della prostituzione nelle case, nei locali, nei posti delle accudenze, che è ancora più complessa, ma insomma dei complessità hanno già sollevata parecchia, più mi fermo. Allora, quando questi uomini vengono trovati a fare un crimine, perché poi gli americani sono estremamente duri, vai in galera anche se non paghi le tasse, insomma, un sistema estremamente rigido, piuttosto che fargli fare il carcere, perché ci starebbe anche il carcere, piuttosto che mandargli la moglie a casa, che magari la moglie non le fa piacere, gli impongono, in quel caso glielo impongono perché c'è un reato penale, di seguire queste John School. Si chiamano John School perché John è il nome più comune negli Stati Uniti e quindi vuol dire che tutti vanno con le prostitute, insomma. Dunque, questi corsi sono molto diversi tra di loro, alcuni sono gestiti da femministe e quindi fanno più un discorso come, diciamo, tipo quello che potremmo fare noi, quindi sulla relazione, sui ruoli, sul genere. Altri sono religiosi e quindi la puntano di più sul peccato, altri sono di medici, di sanitari, e quindi puntano di più sulle malattie trasmissione sessuale. Insomma, sembra che questo strumento funzioni.
potrei dire di moltissime ricerche che sono state realizzate, in particolare una della GLAM che ha preso in esame i paesi dove più di tutti ci sono i clienti delle prostitute, della prostituzione, che sono un paese asiatico, non mi ricordo, Giappone, sì, in Giappone, un altro in questo momento mi sfugge, l'Italia. Questi sono i tre paesi presi in esame e attraverso tutta una serie di interviste sono stati enucleati i motivi per cui gli uomini vanno con le prostitute. Questi motivi sono i brividi. Ci vado perché so benissimo che è trafficata e quindi è più, come si dice, più docile. Ci vado perché non devo appunto corteggiarla, non ho bisogno di attivare una relazione. Ci vado come uno sfogo fisico, ci vado perché il gruppo degli amici, ci vado perché la gente si aiutare. Sono veramente queste. Allora, io credo che fare una campagna da inventarsi, perché appunto il contesto è diverso e perché è anche abbastanza, come dire, delicato, però è quello che va fatto, perché è come dire, levare il motivo un po' poi, no? Alla tratta e alla prostituzione, perché si sta dappertutto nel mondo. C'ho ancora qui un orribile tipo dell'FBI a New York che mi raccontava di alcuni progetti che stavano facendo in tutta una serie di paesi, la Francia, Lussemburgo, ma sono tutti paesi più o meno confinanti con l'Italia, rispetto alla questione del traffico degli esseri umani. Quando io chiesi, ma in Italia no? Lui mi disse, no, in Italia no, perché gli italiani amano troppo andare sulle giostre. Ecco, capite che voleva dire? Gli italiani sono coloro che vanno di più di tutti a comprare questi servizi. Ecco, io credo che da questa giostra vorremmo scendere tutti e credo che vedersi parlare, anche fare una narrazione diversa della prostituzione, può essere utile. E per questo ringrazio ancora di essere stata qui. No? La dottoressa Alessandra Bondandolo, che lei si occupa tutrice dei minori stranieri non accompagnati. Il suo contributo è veramente molto importante perché riguarda i minori non accompagnati. Grazie dottoressa. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie per questo invito e sono contenta di essere, diciamo, l'ultimo intervento perché in un'ottica di minori soprattutto stranieri non accompagnati, forse sono un po' la parte, diciamo, più debole, gli ultimi della società, soprattutto in questi tempi che sono appena, diciamo, finiti, i tempi politici attuali. Grazie a una legge del 2017, quindi recentissima, è stata introdotta come prima unica figura in Europa il tutore volontario. Questa legge ha portato importanti innovazioni in ossequio alla Convenzione ONU del 1989, alle direttive europee e ai precetti della Corte europea dei diritti dell'uomo, introducendo nel nostro paese il riordino della normativa vigente in materia di immigrazione e convogliando in un unico testo legislativo garanzie specifiche, concrete misure di supporto e rafforzamento di strumenti di tutela idonei in favore della categoria più vulnerabile di migranti, i minori stranieri provenienti da paesi esterni all'Unione Europea, privi di figure genitoriali o adulti responsabili di supporto e riferimento. In questo quadro dobbiamo immaginare e dobbiamo capire che il traffico di esseri umani, quindi il traffico, la tratta si distingue comunque in due tipi, traffica di esseri umani finalizzata a sfruttamento e poi dove ci sono dove praticamente troviamo appunto la categoria dei minori, che è la categoria più debole. Immaginate che tutto quello che è stato detto finora, immaginate di adattarlo a un minore straniero non accompagnato, quindi privo di un profilo giuridico.
politico, privo di una figura di riferimento e in una condizione di solitudine in un paese che comunque non è il suo paese e quindi è un paese straniero. Il minore nel momento in cui arriva viene immediatamente identificato e inserito in un processo, in un percorso particolare che si distingue dal percorso dove vengono inseriti comunque gli adulti, quindi si fa tutta una procedura e gli viene associato tramite, con un decreto del Tribunale dei Minorenni, gli viene associato un volontario. La figura del volontario è stata istituita appunto da questa legge che tramite dei corsi di formazione delle regioni dove ci sono i garanti regionali conseguono un titolo e poi vengono iscritti in un elenco speciale presso i tribunali dei minorenni delle regioni. E siccome è su base assolutamente volontaria, nel momento in cui si viene chiamati si può anche non accettare la nomina del minore che viene assegnato. Il principio cardine forse di questa legge è stato proprio il rispetto del diritto di ascolto sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU. Che appunto tramite questa persona particolare, perché prima il minore veniva affidato comunque ai servizi sociali, quindi il sindaco e i servizi sociali, però voi capite che in una città tipo Roma tra servizi sociali e dipartimento, dove si arriva oltre 1000 minori in condizioni di solitudine, in condizioni fuori famiglia, non è facile riuscire a seguirli tutti. Quindi naturalmente anche da lì c'è il fenomeno poi delle sparizioni, delle fughe e della dispersione. Calcolate che solo al 30 giugno del 2019 i minori stranieri presenti censiti in Italia sono del numero di 7.272. Si distinguono poi secondo le fasce di età gli irreperibili, poi divisi pure per cittadinanza, sono 4.736, questo al 30 giugno. Poi sono divisi secondo il sesso e secondo le regioni appunto dove poi vengono allocati. La presenza di minori maggiori secondo le nazionalità, il primo naturalmente abbiamo visto prima è la Nigeria, anche per quanto riguarda i minori, invece il secondo è la Libia, quindi c'è un ritorno a quello che era una condizione anche di qualche anno fa. Le famiglie, secondo la provenienza, le famiglie di origine tendono a disfarsi e a rinunciare al più grande, a quelli che si avvicinano ai 18 anni. Perché? Perché li ritengono più in grado di poi di capacità lavorativa autonoma e quindi magari di rappresentare un supporto per la famiglia che comunque resta nel paese di origine. Ci sono anche molte differenze tra di loro naturalmente, perché tenete presente che l'area subsahariana c'è tutta una tradizione, una cultura particolare che si distingue dall'area dell'Europa dell'Est o dall'area vicino al Medio Oriente. Anche l'area dell'Egitto, pure la Nigeria, la Tunisia sono paesi da dove provengono questi minori che hanno comunque, come pure l'Albania, hanno delle personalità già molto più forti e già molto più determinate. Invece quelli proprio la fascia più debole che noi abbiamo visto insomma in questi anni è proprio l'area subsahariana. La mia esperienza è stata quella di essere assegnata come tutrice a una minore vittima di tratta. Lei praticamente era scappata da un piccolo riguardo a sud della Somalia nel giugno del 2016 ed è arrivata in Italia nel 2018, nel febbraio del 2018, quasi a compimento della maggiore età. Infatti noi i suoi 18 anni li abbiamo trascorsi in polizia di Stato, mi dispiace che siano andati via, perché dal momento in cui viene fatta la nomina il tutore ha il compito di seguire il minore, di introdurlo, inserirlo in tutto quello che è un processo di inclusione scolastica, progetto formativo e soprattutto la protezione internazionale, quindi lo status di rifugiato di richiedente asilo.
con il decreto sicurezza la protezione umanitaria è stata abolita e quindi c'è la protezione internazionale, molto difficile da ottenere. E anche per quanto riguarda il testo unico dell'articolo 18, quindi è stato anche quello è stato modificato, perché ne parlava l'ispettrice della Polizia di Stato, quello è stato modificato dal decreto sicurezza, in quanto viene concesso solo in casi speciali e comunque dura un anno. È stato anche abolito il silenzio assenso, quindi nel momento in cui il minore fa una richiesta di permesso lavorativo e scade, prima nei mesi in cui doveva ricevere una risposta, il silenzio comunque rappresentava un assenso, invece adesso viene comunque fatta la risposta, che è sempre, quasi sempre insomma, negativa. Voi naturalmente capite che la parte le fasce più deboli comunque sono loro e rappresentano purtroppo un bacino non indifferente su quella che è tutta la criminalità organizzata sul territorio. E sono i più deboli proprio perché la prima cosa a cui pensano, a volte neanche desiderano rimanere in Italia. Quindi il loro desiderio di ricongiungersi con altri parenti che sono in altri paesi dell'Unione Europea. Purtroppo anche questo adesso è reso molto più difficile perché ci sono alcuni paesi che hanno, oltre che non partecipano più alle quote di ecodistribuzione dei migranti, hanno reso molto più difficili i congiungimenti parentali. Quindi anche se un minore straniero accompagnato chiede ricongiungimento parentale con un parente che sta in Francia o in Germania, è proprio da lì che arriva una sorta di blocco. Il minore capisce che naturalmente lui può fare questa cosa con una certa velocità fino a che è minore, poi nel momento in cui diventa maggiorenne non potrà più farla, e allora lì si verificano i casi di fughe, di sparizioni. E noi su Roma ne abbiamo avuti anche, ne abbiamo anche affrontati diversi. Io da cittadina libera, nel momento in cui ho avuto questa, non so se per definirla una cosa, è un'esperienza insomma comunque abbastanza forte, perché il minore appunto deve essere ascoltato. La mia era una ragazzina che veniva da un villaggio della Somalia con un grado di istruzione bassissimo. Infatti è difficilissimo adesso farle capire che comunque deve studiare, ha comunque compiuto i suoi 18 anni, quindi sarebbe fuori dal sistema, però per fortuna siamo riusciti ad ottenere la protezione internazionale, che rappresenta il grado insomma, più alto di protezione. Stiamo costruendo una rete di un gruppo di coordinamento, di persone che si stanno organizzando, stiamo incontrando le istituzioni, stiamo cercando di dialogare con le istituzioni e gli enti proprio per accendere l'attenzione soprattutto sui minori, perché quello che penso io è che cioè, non si nasce per la prostituzione. Ci si diventa, ci si arriva, è un percorso al quale ti obbligano, forse ti costringono, però magari nel momento in cui i minori vengono individuati e rappresentare per loro un punto di riferimento, tenerli lontano da quelli che sono pericoli vari, sicuramente rappresenta una ricchezza soprattutto per la comunità, per la società e per la comunità, e quel senso civico che sicuramente di cui molti cittadini sono sicuramente permeati. Il Lazio ha risposto benissimo, è stata tra le regioni con il più alto numero di partecipanti a questo bando che è stato fatto dal Garante dell'Infanzia della Regione Lazio. Attualmente siamo oltre 1000 tutori formati e ce ne sono, le nomine hanno superato le 300 nomine. Purtroppo c'è una sorta di rinuncia perché il ruolo non è facile ed è volontario. Quindi bisogna armarsi di tanta pazienza e di tanta buona volontà. E le criticità ci sono perché il Dipartimento, Servizi Sociali, Tribunale dei Minorenni hanno tutti i loro tempi, quindi bisogna stare lì e avere molta pazienza pure per quanto riguarda la protezione internazionale.
quindi andare in commissione, in commissioni territoriali. Sono la giornata in cui si accompagna il minore in questura di in polizia di Stato all'ufficio immigrazione, sicuramente va via tutta la giornata. E non è, può essere anche un'esperienza insomma, unica, però sicuramente è un'esperienza pesante, perché lì è stato creato un percorso, particolare solo per i minori, ufficio immigrazione sezione minori a via Pasini, quindi è distinto da dove ci sono tutti gli adulti. E devo dire la verità che sono molto molto delicati, sono stati pure molto delicati, forse perché erano la prima esperienza di un minore straniero non accompagnato, accompagnato da un tutore. Perché prima comunque c'erano i servizi sociali, gli assistenti sociali o i responsabili delle varie strutture. La legge va rafforzata e va migliorata. Infatti noi, pure tramite un gruppo di lavoro sui minori, stiamo incontrando i vari portavoce che ci possono aiutare a rafforzare, a fare questo discorso di rafforzamento. Io dico semplicemente che la condizione di solitudine deve essere una scelta, soprattutto nel caso dei minori non può essere imposta, quindi non lasciamoli soli, insomma, non lasciamoli soli a casa nostra, perché loro comunque quando arrivano poi in Italia noi sicuramente siamo un paese, io sono convinta che noi siamo un paese accogliente. Grazie a tutti. Grazie. Adesso do la parola al dottor Bruno Cecchini e dopodiché finiamo con il video monologo della dottoressa Dalila Ciano, attrice, professoressa teatro, presentazione video monologo della costruzione La schiavitù più vecchia del mondo. Poi con quello finiamo l'evento. Grazie. Grazie. Allora, visto che è tardi, io non, anche perché molte di me, diciamo, delle cose che ho sentito sono cose che io in gran parte condivido. Dunque, io sono Bruno Cecchini e sono l'unico maschio che parla stasera al netto dell'ispettore. E io sono un cittadino di questo municipio e vivo in uno dei luoghi della prostituzione di strada, perché io abito a Casale Rosso, che è il quartiere dove ci si affaccia, come su un teatro, sul fenomeno della prostituzione di strada. Io so che noi uomini siamo i primi responsabili di questa vicenda, e però non mi sento neanche così carnefice. Non mi sento così carnefice perché, insomma, poco fa veniva spiegato come... Insomma, sembrerà brutto quel che dico, ma nella vita non esiste solo amore, esiste anche il sesso, che potrebbe essere abuso dell'amore, e credo che questa cosa debba essere accettata. So perfettamente che i maschi sono i primi responsabili, non mi guardate male, sono i primi responsabili di questo fatto, e che quindi tutto quello che c'è a cascata noi ne portiamo sulle spalle la responsabilità. Dunque, sarò breve davvero. Lo sapete cosa è successo a giugno sotto le nostre case? C'è stata una vittima, avete avuto eco, notizia, sapete niente? È morta una prostituta, è stata uccisa una prostituta. Meglio, sono stati trovati pezzi della prostituta. Meglio, sono stati trovati pezzi della prostituta trans. Nel quinto municipio, vi prego, fatemi un giro, non troverete nigeriani, non ce n'è neanche l'ombra. Non troverete minori, è difficile che ci siano. Troverete donne rumene bellissime come statue di carne dell'est, sul lato gli atti con il culo di fuori, e troverete tante prostitute trans tra piazzale Pino Pascali e viale Longoni. Siete fatto un giro, solo nel quinto municipio, nei momenti di maggior pieno, perché la prostituzione di strada ha un andamento legato alla stagionalità, periodo di venerdì, sabato, d'inverno di meno, d'estate di più. E allora mi corre l'obbligo di raccontarvi qualche cosa sul fenomeno prostituzionale di strada. La prostituta di strada
Perché qualcuno prima diceva che i cittadini sono cattivi e ignoranti, è vero, a volte lo sono, però va raccontato come la prostituta, soprattutto per esempio la prostituta trans, che ha atteggiamenti fortemente dissociati perché agisce sempre sotto l'effetto di alcol e di droghe, a volte noi li troviamo distesi, io chiamo il 118 perché ho paura che siano morti, ebbene hanno atteggiamenti fortemente dissociati che di giorno sono padre e ai miei figli io ho raccontato come funziona, non gli ho negato nulla, di giorno si masturbano perché sono me to female, cioè conservano il pene e sono un'altra attrattiva per il maschio italiano, e non giudico. Però si masturbano di giorno, scusate, sto affrontando temi, c'è un minore, non so, ditemi se posso andare avanti. Posso? Ah, ma l'ha dato lui il parere, quindi. E quindi c'è un disagio vivo della città, Voi considerate che ai nostri figli l'educazione alla sessualità e l'educazione all'affettività l'hanno appresa per strada. E poi raccontatemi quest'uomini, se non sono forti i genitori, che uomini saranno, perché la verità è che ogni giorno in tutto il mondo, nel nostro paese, nelle pubblicità è rappresentata la mercificazione del corpo della donna, e se fa la pubblicità della vita si mostrano tutte, è vero? Allora, quindi è chiaro che c'è un percorso culturale, ma, e vado a concludere, mi piace anche a me richiamare qualche numero e dare qualche dato, per cui, sempre prendendo spunto da chi lavora sul territorio, mi sono confrontato con la cooperativa PARSEC, che fa un'attività di riduzione del danno e di incontro con le prostitute. Scopriamo che a Roma ci sono, nel 2017 ci sono circa 1.800.000 di rapporti sessuali consumati e si stimano 27.000 clienti. Ecco, un fenomeno di questa misura è un fenomeno evidentemente sociale, lo diceva bene, ho adorato il discorso fatto dalla dottoressa della cooperativa, di cui mi sfugge il perché sono scordarello, ma è evidente che un comportamento sociale che riguarda una così vasta platea, immaginare di bloccarlo con le sue politiche securitarie è veramente fuori dal mondo e dal tempo. Raccontatemi, se lo conoscete, un momento in cui c'è stato un proibizionismo che ha funzionato in Occidente, a meno che non è una dittatura. Lo racconto come punto di caduta per poter davvero poi intervenire. E allora concludo. Dicendo che ci sono diversi modelli per gestire il fenomeno e la politica ha il compito di gestire queste cose. Ci sono diversi modelli. L'Italia non è vero che c'è la legge Merlin che prese e modificò il codice penale, è una legge deregolamentarista, cioè l'Italia, la donna, e poi io ho conosciuto, sentito parlare la Carmen Conso, ho sentito per parlare di Aconcore, che sono donne colte, affrancate, e che dicono, io, tu fai quello che ti pare, io, me voglio prostituire. Io, guardate, non condivido, io ci penso che cosa è, qual è l'atto di vendere il proprio corpo, ma se c'è una donna affrancata e libera, io mi voglio prostituire. Dunque l'Italia è deregolamentarista, cioè dice, la legge Merlin lo raccontava bene, un travagliato percorso, alla fine ha detto, tu donna da sola in autonomia fai quello che ti pare, senza il menocinio, senza che nessuno ti possa controllare. Due, ci sono le politiche dei paesi come la Germania che sono regolamentariste, che hanno deciso di metterle dentro casa, ma non so a bordelli, la Germania non è che non ha leggi, hanno fatto sì che diventino delle cooperative dove non c'è lo sfruttamento dello Stato, e ci sono determinati, d'accordo, ci sono dei particolari. Non è vero. Sì, vabbè. Diciamo che però lo spirito è questo, regolamentarista. Deregolamentarista oppure proibizionista. E concludo davvero dicendo, noi abbiamo visto, lo racconto come aneddoto, probabilmente poi dopo la prego di volermi disconfermare perché sicuramente lo potrò fare, era il punto di caduta qual era, e concludo davvero, a Roma abbiamo vissuto
dal punto di vista della gestione delle politiche securitarie in capo ai poteri speciali dei sindaci, che hanno le tre modalità. Le giunte di centrosinistra erano più per una politica di approccio, di riduzione del danno, di contrasto di articolo 18 per affrancare queste donne, consegnando a loro, dando a loro la possibilità di avere un permesso di soggiorno per poter partecipare eventualmente a un percorso di affrancamento e denunciare gli sfruttatori. Abbiamo avuto le politiche di centrodestra, che sono state politiche reazionarie, e adesso abbiamo la nuova amministrazione. In tutti i casi le costitute stavano lì. Eventualmente poi le politiche reazionarie che avevano, diciamo, l'intervento della polizia locale che le spostava, faceva le morte, si spostavano poco più là. Tant'è vero, e concludo davvero, che sul quinto omicidio la Costituzione è ondiva e si muove in virtù di questi fatti. Grazie. Adalina Cialla fa l'introduzione del video monologo La Costituzione, la schiavitù più vecchia del mondo. Grazie, dottoressa. Grazie per l'invito dalla Genidietes del quinto municipio. Comunque grazie alle persone che sono rimaste fino adesso. So che dovete stare molto stanche, normale, dopo la fatica normale, dopo giustamente aver sentito tutti questi interventi che ci fanno riflettere tantissimo su questa lacra, su questo grave delitto. E come vedrete, io sono straniera, anche io sono una donna migrante, sono latinoamericana, per l'esattezza peruviana. Quando ero più giovane, diciamo quando concluì 5 anni di studio di recitazione nella Scuola Nazionale d'Arte Drammatico del mio paese, più di 20 anni fa, i maestri ci dicevano che il teatro non soltanto aveva il ruolo di divertimento, non soltanto, quello lo vedremo nella nostra esperienza di giorno dopo giorno, non soltanto la leggerezza, occhio, leggerezza non come superficialità, sino come ritorno alla sorgente, alla scienza dell'uomo, che ci sarebbero anche dei momenti dove toccava denunciare le ingiustizie, dove se doveva chiamare le cose per il suo nome. E quindi come migrante, un giorno andavo a rinnovare il permesso di soggiorno, come noi immigranti. Scendo della metro, prendo l'autobus via Patini, no? Molti di noi immigranti conosciamo il posto. E nell'autobus due signore parlavano su questa problematica, sulla prostituzione. Concretamente, se non mi sbaglio, sulle donne nigeriane dell'est d'Europa. E morale della favola, dicevano, loro manifestavano, e per carità, è anche la sua opinione. No? E io non la condivido sicuramente, e sicuramente molti di voi tampoco. Dicevano che loro stavano lì perché volevano, che quello che quella storia di che erano portati qui con delle bugie non era vero, che queste donne sapevano perché la portavano questi uomini, perché nel suo paese stavano peggio, e che era parte addirittura delle sue nature. Io volevo intervenire, volevo dire, però le conoscete tutte, ogni essere umano è diverso, però comunque che quella semplice conversazione di queste signore, anche di una certa età, non erano delle ragazzine, mi fece riflettere. E ricordai che anche io, diciamo che come lavoro nel seno della mia comunità con tanta gente immigrante, una ex allieva Comfort, dell'Africa, allora le domandai e mi raccontò una storia molto lontana di questa. Poi, grazie anche al dialogo tra le nostre autorità, come per esempio la dottoressa Jenny Jeppes, che come agente sociale sempre ci consiglia di toccare questi temi e profondizzarli, mi sono messa a studiare,
a documentarmi, a vedere dei video, delle interviste, più quello che mi aveva contato la mia ex allieva Confo, che viene dell'Africa, diciamo, no? E purtroppo la tratta, questo nome, tratta di persone che sapevo che era una cosa brutta, una cosa illegale, un delitto, pude capire dopo di quello che tratta significava schiavitù. Significava elevare alla persona i diritti più basici, più importanti del suo essere. Era addirittura elevare lo spirito della persona. Mi informé sul rito Juju che fanno queste donne, perché loro abbiano anche la paura di lasciare queste organizzazioni di criminali. No, in loro sta molto forte questa idea della magia nera. Sappiamo che tagliano anche dei capelli, dei vestiti, addirittura scusate, tutti, so che è un bambino, anche dei peli pubblici delle vittime, fanno tutta questa magia nera, e queste vittime hanno paura poi di denunciare. Perché la maledizione degli spiriti cattivi si vendicherebbero non soltanto di loro, sino anche della famiglia. E quindi, però avevo detto, scrivi un piccolo monologo, ispirandomi in tutto questo, ma dicevo giustamente, ma adesso, come posso fare che la gente lo veda? Lavorando attraverso il video, e grazie a Osvaldo, che sta qui, il signor Osvaldo Barba, che è sociologo peruviano, mi dice adesso te lo faccio io, faccio l'edizione, le dico grazie Osvaldo, lui anche aveva nella sua conoscenza dei dati statistici, e mi sorprende perché noi avevamo fatto una prova soltanto, perché questo video che voi vedrete è soltanto un esercizio, ancora deve prendere forza, ancora un personaggio, un attore del teatro lo deve lavorare mesi e mesi e mesi. Nel mio ultimo personaggio, Frida Kahlo per l'ambasciatore del Messico, l'anno scorso ce l'ho fatta in più di mezzo anno per incontrare un pochino il personaggio. Questo personaggio di questa donna nigeriana, vittima della tratta, ancora si deve continuare a lavorare. Però dopo di passare soltanto, Osvaldo, quante volte abbiamo passato? Una o due? Una. Mi sorprende, perché era un esercizio, io volevo rivedermi, no? Mi dice, no, io ho fatto l'edizione. Che cosa? Sì, le ho messo musica, ho messo dei dati. Ah, interessante. E grazie alla dottoressa Jenny Jeffes, qui presente, e condivideremo questo esercizio. Di questo video che più che altro vorremmo continuare a migliorarlo, però magari mi piacerebbe lavorare con una donna di radici afro, mi piacerebbe fare la regia, sempre sbaglio la edizione del video, perché penso che il teatro abbia anche quello, non soltanto divertire, informare, sino anche sensibilizzare e prevenire. Dire ai ragazzi, state attenti, perché la tratta, ci sono tanti tipi di tratta. Ci sono le tratte di persone in diversi ambiti. I delinquenti cercano la debolezza e la fragilità delle persone. Quindi il teatro può anche servire come agente per aiutare a informare le persone. E niente, lo unico che vi chiedo è se magari di non firmarlo, perché è un lavoro che ancora dovrebbe migliorarsi, e è soltanto un esercizio che abbiamo fatto, ok? Grazie mille. Thank you.